Buonasera, buongiorno a tutti. Iniziamo questo convegno scientifico intitolato Ideologie politiche in Italia e Austria nel XX secolo. È un'iniziativa congiunta organizzata dal nostro Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, dall'Istituto Storico Austriaco di Roma, dal Forum Austriaco di Cultura e da Eurodive Puglia. Quindi è un po' un tentativo di una iniziativa che nasce da una cooperazione culturale, scientifica e di organizzazione culturale fra istituzioni italiane e istituzioni austriache. Allora, io innanzitutto vorrei dare la parola al nostro direttore, Ennio Trigiani, che si è speso molto per realizzare questa iniziativa e gli sono molto grato per il sostegno che lui e tutto il personale amministrativo del Dipartimento hanno dato alla realizzazione di questa iniziativa. Grazie. Sì, benvenute e benvenuti, sono molto felice di portare il saluto, più tardi lo farà anche il magnifico rettore, ma il Dipartimento di Scienze Politiche, lo Europe Direct Puglia, sono onorati di ospitare tanti illustri relatori e rappresentativi, a partire dall'Andreas Gotsman, che è direttore dell'Istituto Storico Austriaco di Roma, coorganizzatore di questa iniziativa, rispetto agli illustri relatori che daranno un contributo scientifico importantissimo a questo convegno, che in realtà è molto originale anche nella sua impostazione, perché ripercorre dal punto di vista storico quelli che sono stati complessi rapporti tra Italia e Austria, però con un'evoluzione che dalle proprio situazioni più di un secolo fa che hanno portato a scontri anche militari, sappiamo anche abbastanza feroci, tra i nostri popoli, fino invece al punto di arrivo e non finale, spero, perché io auspico che ci sia ancora più integrazione, di un processo in cui Italia e Austria si vedano affiancati nel progetto di maggiore innovazione politico-istituzionale, partito dal secolo scorso, ma spero possa trovare in questo secolo ulteriore compimento, naturalmente nei tempi e nelle modalità che saranno necessarie. E quindi anche molto interessante della dimostrazione di come attraverso proprio questa grande innovazione politico-istituzionale che è il processo di integrazione europea si possono totalmente capovolgere i rapporti fra i popoli, individuando una comunanza che è forte, perché al di là di quelle che sono state le contrapposizioni storiche, io sono convinto che l'unità della culturale europea sia un collante fortissimo, perché è unita nella diversità, perché è vero che ognuno di noi esprime culture diverse, ma abbiamo un filo comune che rende forte la cultura europea ed è la base unica, a mio avviso, su cui si possa costruire questo processo di integrazione, sempre più necessario perché, ripeto, di fronte al mondo del terzo millennio siamo tutti dei nani singolarmente presi, e quindi o ci si mette assieme nella salvaguardia dell'identità di ciascuno oppure resteremo sempre più marginali all'interno dei processi politici ed economici mondiali. Fra Italia e Austria, proprio nell'ambito dell'Unione Europea, ci sono sempre più collaborazioni. Penso all'Interreg Italia-Austria, che è importantissimo perché attiene alla innovazione istituzionale, alla governance, ai processi culturali, ai processi tutela dell'ambiente, che sono fondamentali in quell'ambito che poi ha visto, vedi, un'altra collaborazione, anche se al di là di anche Italia-Austria, che è l'Euroregione Alpina. Quindi questo convegno, mi pare, è un momento in cui delinea questa notevole evoluzione fino ai giorni nostri, mi pare emblematico quello che dovrebbero essere i processi culturali che portano sempre più a avvicinare i popoli europei attraverso il rafforzamento del principio della solidarietà reciproca, proprio in vista e di fronte a quelle che sono le comuni radici culturali. Per cui è stato un convinto appoggio, data l'importanza scientifica di questo convegno, a nome del Dipartimento, veramente auguro a tutti un ottimo lavoro. Grazie.
Io adesso passo la parola al professor Andreas Goltzmann, che è direttore del Istituto Storico Austriaco di Roma. Goltzmann in questi anni sta facendo un grandissimo lavoro di promozione, di organizzazione, di una migliore conoscenza culturale fra Italia e Austria. Io gli sono molto grato per aver voluto fare questo convegno a Bari. E, diciamo, è una collaborazione questa del nostro Dipartimento con l'Istituto Storico Austriaco di Roma, che ha già dato buoni frutti in varie iniziative, e questo, diciamo, è un passaggio importante di questa nostra collaborazione. Qui lo devo dire, anche nella progettazione del convegno, il ruolo del professor Goltzmann è stato cruciale, e devo dire è un progetto ambizioso questo convegno, anche molto complesso, che cerca di affrontare tematiche sia di storia della relazione internazionale che storia del pensiero politico, storia contemporanea. E devo dire, insomma, il ruolo di Andreas in tutto ciò è stato fondamentale. Quindi grazie, e passo la parola ad Andreas. Grazie, comunque più fondamentale è il tuo contributo per questo convegno. Comunque, grazie per l'introduzione. Come direttore dell'Istituto Storico Austriaco sono molto lieto di poter inaugurare questo convegno sulle ideologie politiche in Italia e in Austria nel XX secolo, qui proprio all'Università di Bari, che non è la prima volta che vengo qui. 2 anni fa ho avuto anche il piacere. Facciamo l'abbonamento. Sì. L'Istituto Storico Austriaco collabora frequentemente con istituzioni scientifiche italiane, ma questo convegno ha qualcosa di straordinario perché si svolge fuori sede. Di solito facciamo le nostre iniziative a Roma. Ringrazio quindi il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Bari e in particolare il professor Giuliano Monzali per la proposta di svolgere la manifestazione qui a Bari e naturalmente per la fattiva collaborazione nella stesura del programma. Voglio anche ringraziare, oltre al professore, i suoi collaboratori che si sono occupati dell'organizzazione di questa giornata di studio, che è anche patrocinato dal Forum Austriaco di Cultura e quindi dall'Ambasciata Austriaca in Italia. Infatti il Ministero degli Esteri austriaca ci aveva chiesto di svolgere delle iniziative per accompagnare la fondazione del nuovo museo sulla storia recente dell'Austria, che avrà sede nel Palazzo Imperiale di Vienna. Ci è stato chiesto di organizzare queste iniziative insieme a un importante partner italiano e sono felice di averlo trovato nella persona di Luciano Monzali e dell'istituzione che lui rappresenta. Mi sembrava giusto parlare in questo contesto delle relazioni politico-ideologiche tra Austria e Italia, perché si sa molto delle relazioni ideologiche tra il fascismo italiano e i movimenti di destra ed Austria, specialmente nell'ambito delle Heimwehren e del cattolicesimo politico, ma poco sulla seconda metà del secolo scorso. Infatti, soprattutto domani pomeriggio, sentiremo alcune conferenze sui contatti tra la sinistra italiana e quella austriaca. Visto le interessantissime relazioni che seguiranno anche oggi pomeriggio, non voglio sprecare tempo prezioso e vi auguro un convegno ricco di nuovi spunti scientifici e vorrei lasciare la parola a Luciano. Spendere 2 parole per spiegare un attimo le motivazioni che ci hanno voluto fare questo convegno qui a Bari. Innanzitutto l'obiettivo, l'ho accennato anche Andreas, è di riflettere su alcuni aspetti poco conosciuti in Italia, le relazioni politiche e culturali fra Italia e Austria nel Novecento. Sono noti gli intensissimi rapporti fra Italia e Austria nel 600, 700, 800, meno noto invece che anche dopo la fine dell'impero asburgico i rapporti fra i due paesi, i due popoli rimangono intensissimi. Un obiettivo del convegno è gettare un po' di luce sulla base delle più recenti ricerche e coinvolgendo alcuni dei principali storici italiani e austriaci sull'argomento, dare insomma una visione un po' aggiornata e anche innovativa di questi rapporti. Perché fare questo convegno a Bari? Io ci ho pure riflettuto, perché lo farlo a Bari? E ho pensato che invece Bari è un posto importante per fare questo convegno. Innanzitutto sulla base di alcune mie considerazioni, che sottopongo anche alla vostra attenzione. Oggi ci saranno 2 relazioni, poi cercheremo anche di fare un dibattito, far partecipare il pubblico. Innanzitutto
La Puglia è la regione italiana adriatica per eccellenza, ma si tende a dimenticare che pure l'Austria ha una vocazione fortemente adriatica. Non è un paese adesso confinante, ma è stato per secoli un paese adriatico e tuttora, certo l'Austria è un paese mitteleuropeo, ma ha una forte spinta, attenzione verso il mare Adriatico e i popoli adriatici, soprattutto le regioni dell'Austria meridionale, la Stiria, la Carinzia, il Tirolo, sono fortemente spinte ad avere rapporti con i popoli adriatici. Quindi io considero l'Austria un paese adriatico, e perché è stata anche protagonista della storia dei popoli adriatici. Quindi mi sembra che giusto a Bari, una delle capitali dell'Adriatico, parlare e affrontare anche questo tema. Poi ho riflettuto sul ruolo importante che alcuni pugliesi hanno avuto nelle relazioni italo-austriache nel Novecento. È stato un pugliese, Antonio Salanda, presidente del Consiglio, a spingere l'Italia nella prima guerra mondiale nella guerra contro l'Austria. Ed è stato un pugliese, Aldo Moro, a spendersi fortemente per operare una riconciliazione fra Italia e Austria, risolvendo il grande nodo del contenzioso, dell'antagonismo fra i due paesi, il problema dell'assetto dell'Alto Adige sul Tirolo e della condizione della popolazione di lingua tedesca. È un aspetto poco noto questo di Moro. Io ho fatto ricerche delle carte di Moro conservate dall'Archivio Centrale dello Stato. Il tema di politica estera, dove ancora è più conservato il materiale documentario nelle carte private di Moro, è l'Alto Adige, i rapporti con l'Austria. E un'altra cosa che è poco ricordata, che uno degli aspetti fondamentali dell'eredità politica di Aldo Moro è che Aldo Moro ha risolto i contenziosi con i paesi confinanti, Austria e l'ex Jugoslavia, che adesso non c'è più. Quindi ha stabilizzato le frontiere e si è fortemente impegnato per costruire rapporti di cooperazione e di amicizia fra Italia e Austria, Italia e popoli jugoslavi. Quindi ecco perché fare questo convegno a Bari, perché grandi personalità politiche e intellettuali pugliesi hanno avuto un ruolo molto importante nella storia dei rapporti fra Italia e Austria nel Novecento. Io poi penso che il rapporto fra Italia e Austria sia una grande storia di successo, una grande storia di successo nell'Europa degli ultimi decenni, ovvero sono due paesi dove due classi dirigenti sono state capaci di superare gli antagonismi nazionali, di trovare soluzioni pragmatiche ai problemi, ai contenziosi esistenti sui due paesi e costruire una base di cooperazione, di collaborazione che porta vantaggi reciproci. Poi abbiamo anche persone che hanno collaborato direttamente con alcuni protagonisti di questa creazione di cooperazione. Abbiamo Elmo Bono che ha collaborato con Alois Mock, che conosce molto bene queste tematiche. Quindi è una storia di successo e non a caso le regioni di frontiera italo-austriache sono tra le regioni più ricche e prospere d'Europa, a differenza di tante altre regioni di frontiera in altre parti d'Europa che spesso i popoli e gli stati non sono stati capaci di trovare soluzioni vantaggiose per tutte che consentono una cooperazione e coesistenza pacifica, tenendo conto degli interessi e dell'identità di tutti. Quindi, l'altro aspetto importante, come Michael Gehler ha sottolineato in studi, la cooperazione italo-austriaca è un prodotto dell'azione delle due classi dirigenti, dei due stati, non è un prodotto del processo di integrazione europea, ma il processo di integrazione europea ha aiutato questa riconciliazione, creando degli stimoli e dei vantaggi a cooperare. Quindi in un contesto di un'Italia dove cresce, secondo me in maniera completamente razionale, uno spirito anti-europeista, eurofobo, una cosa suicida in Italia. Noi che siamo stati uno dei paesi fondatori della cooperazione europea, improvvisamente stiamo diventando coloro che vogliono demolire un'Unione Europea che per noi ha portato prosperità e sviluppo economico e sociale. Quindi in questo contesto, in quest'Italia, mi sembra giusto parlare, studiare dei rapporti tra austriaci per mostrare un esempio invece importante di una cooperazione fra paesi europei di successo ed estremamente positiva. Ecco, io adesso vorrei brevemente presentare il primo relatore, Luca Riccardi, è una personalità già nota, qui all'Università di Bari, è venuto varie volte, è uno dei principali storici italiani delle relazioni internazionali, è autore di numerosi volumi, il principale studio sui rapporti fra l'Italia e la Triplice Intesa durante la Prima Guerra Mondiale, ha importanti studi sul Partito Comunista e l'azione diplomatica italiana verso i paesi del Medio Oriente, ma noi l'abbiamo invitato qui perché è anche autore, nella sua ricca bibliografia, di un importante studio su Francesco Salata. Francesco Salata, che è stato uno dei protagonisti delle relazioni italo-austriache negli anni 20 e 30,
è stato anche un tragico protagonista, perché è presente a Vienna negli anni 36-37, quando l'Italia contribuisce a porre le basi per il crollo alla fine dell'Austria indipendente. Quindi ringrazio Luca per aver accettato di partecipare a questo convegno e adesso gli passo la parola, terrà una prolusione dedicata all'argomento un senatore fascista a Vienna, Francesco Salate, l'Austria negli anni 30. Grazie. Io innanzitutto... Prego. Scusate, mi sono dimenticato una cosa molto importante, è che siamo, e questo convegno sarà in diretta streaming, quindi sarà trasmesso sul un canale internet del Dipartimento per via sperimentale, quindi è trasmesso su questo canale internet dispowebtv.it, dove sarà registrato l'intero convegno e sarà disponibile anche per gli studenti in caso vogliano rivederlo o non hanno potuto partecipare, lo potranno guardare. Grazie, scusa. Abbiamo già fatto la nostra prima figuraccia in diretta, diciamo. Allora, io volevo innanzitutto ringraziare non solo il Dipartimento, che so molto vicino, e appoggiare molto l'attività del professor Monzali, che non sempre è facile seguire, essendo molto attivo, diciamo, e che ringrazio perché sa quanta stima ho di lui, del suo lavoro e del suo impegno storico e storiografico. Ringrazio anche Andrés Goltzmann, che mi sembra sia il vertice organizzativo di questa iniziativa, e condivido francamente, mi permetto di dire una parola al di fuori del seminato che mi era stato attribuito, su quello che diceva il professor Monzali oggi: questo non è un convegno italo-austriaco, è un convegno di europei, e questo mi sembra molto importante, molto bello, perché ribadisce una vocazione storica che, diciamo, adesso Luciano Monzali ricordava, e mi fa molto piacere, e quindi sono ancora una volta grato di partecipare a questa occasione. Francesco Salata non è una personalità molto famosa, è un personaggio della storia italiana che potremmo definire medio, il cui itinerario, in una maniera o nell'altra, è segnato da due grandi eventi storici europei, dall'Austria-Ungheria e dal fascismo. Francesco Salata nasce nel Küsterland e fu un autorevole esponente dell'irredentismo istriano, e durante la gioventù fu un attivista politico liberale nazionale, fu giornalista e rappresentò in maniera autorevole quella rete politica, culturale, economica che poi univa tutti gli italiani di quella regione. Evidentemente lo scoppio della Prima Guerra Mondiale lo costrinse a una scelta, e questa scelta naturalmente fu il fuoriuscitismo, cioè fu la fuga in Italia e il suo arruolamento presso il Comando Supremo come, direi, esperto delle regioni italiane dell'Austria-Ungheria che l'Italia, nella sua speranza strategica, voleva conquistare. Durante i brevi anni dei governi liberali dopo la Prima Guerra Mondiale, il suo, potremmo definire, know-how fu quello proprio di organizzatore della società italiana nelle nuove province conquistate. Proprio per questo guidò il cosiddetto ufficio centrale per le nuove province, il quale aveva il mandato di ricostituire l'amministrazione italiana nelle province conquistate, ma soprattutto aveva il compito di trovare una via per fondere la tradizione amministrativa austriaca con la tradizione amministrativa italiana. Passaggio
piuttosto trascurato dalla nostra storiografia, ma direi cruciale, che però venne meno con l'affermazione del fascismo, quando cioè si impose una interpretazione nazionalistica dell'annessione, in cui cioè sin dagli esordi parlamentari del gruppo fascista si manifestò con chiarezza il fatto che l'unico vero orizzonte fosse l'italianizzazione delle terre conquistate. E questo evidentemente provocò la cacciata di Salata dalla guida di questo organismo e quindi diciamo una sua collocazione, diciamo, grosso modo nell'orizzonte degli oppositori. Ma Francesco Salata era asburgico, ma era anche italiano, e quindi come buona parte della società italiana progressivamente si adeguò al nuovo clima politico. Francesco Salata fu indubbiamente negli anni 20 e 30 un intellettuale di fama crescente, soprattutto sul versante degli studi storici. Cioè Salata produsse una serie di studi storici in ambito risorgimentale che progressivamente lo riavvicinarono al fascismo. Salata poi era un senatore, come dice giustamente il titolo, titolo della relazione, e questa nomina che fu fatta nel 1920 mercé la proposta fatta al re da Giolitti e da Sforza all'indomani del trattato di Rapallo, di cui Salata fu tra i principali, anche se non tra i più conosciuti, negoziatori. Il fatto di essere un senatore, il fatto di essere di appartenere a un milieu, diciamo, di studiosi della storia nazionale, progressivamente lo riavvicinò al regime. E qui secondo me c'è il passaggio importante nella storia di Salata, cioè cominciare a studiare la politica estera italiana, ma anche cominciare ad avvicinarsi all'opera che il fascismo stava conducendo per compiere le aspirazioni tradizionali della politica estera italiana. Questa è la chiave di lettura dell'opera storica di Salata, che poi culminerà non solo negli studi su Guglielmo Oberdan, di cui fu anche, diciamo, autore di un fortunato diciamo bestseller, direi instant book, scusate, anche un bestseller, perché fece due edizioni, quindi insomma non tutti noi facciamo due edizioni con i nostri libri, quindi siamo contenti per lui, per lo meno. Però la cosa importante da dire è che l'interpretazione storiografica di Salata è proprio questa, che poi noi ritroviamo nell'intervista di Mussolini a Ludwig. Cioè quando Ludwig pone la domanda a Mussolini, lei chi è, diciamo, nella storia d'Italia, Mussolini risponde: io, Cavour ha riunificato politicamente l'Italia, io l'ho riunificata religiosamente, cioè ho fatto il concordato e quindi praticamente ho compiuto l'opera di Cavour. Questo è il pensiero mussoliniano proiettato nella più lunga storia d'Italia, e questo pensiero trova negli studi storici di Salata un suo sostegno, diciamo, soprattutto sul versante internazionale. Evidentemente corro perché appunto non voglio poi trattare e dare poco tempo alla parte importante, diciamo, di questa, al centro di questa relazione. Però diciamo che Salata a un certo punto osserva l'azione di Mussolini, soprattutto relativamente al mondo tedesco. Questo è un passaggio molto importante, quando soprattutto nel 1933, dopo la salita al potere di Hitler, Mussolini tenta una manovra di aggiramento del, diciamo così, dell'aggressività e dell'estremismo politico hitleriano con il patto a quattro. Il patto a quattro era
un disegno politico molto ambizioso, probabilmente troppo ambizioso per le forze e per le capacità italiane, con il quale si cercava di raggiungere un triplo obiettivo. Il primo, riaffermare il ruolo centrale dell'Italia in Europa. Due, ingabbiare l'espansionismo tedesco e farlo da italiani. E tre, affiancare alla società delle nazioni, il cui ruolo sembrava essere vieppiù decadente, e poi noi sappiamo che a Mussolini la società delle nazioni in quanto entità sovranazionale non era mai piaciuta, aveva cacciato un ministro degli esteri per questo, cioè Grandi, e quindi il terzo obiettivo era affiancare diciamo l'azione della società delle nazioni con un ritorno alla politica delle potenze, quindi una sottolineatura della politica delle potenze. Salata individua, secondo me molto intelligentemente, queste aspirazioni mussoliniane e per questo decide di scrivere un libro che in maniera piuttosto retorica intitolerà Il patto Mussolini. Questo libro è molto interessante perché è veramente un tentativo storico-propagandistico di affermare il ruolo centrale di Mussolini nella politica europea. Ed è un libro fatto con materiali forniti direttamente dalla segreteria del Ministero degli Esteri, quindi con materiali diciamo attuali, diciamo contemporanei. E qui secondo me noi dobbiamo fare un'altra osservazione, cioè Salata era un nazionalista e un patriota, ma soprattutto apparteneva a una corrente politico nazionale che aveva numerosi adepti, e uno di questi era senz'altro Subic, che nel 1932 diventa sottosegretario agli esteri, non del ministro degli esteri ma di Mussolini. Cioè questo lo erigeva quasi alla categoria di ministro. Subic era un triestino, nazionalista, irredentista, e il fatto molto importante è che nonostante fosse tutte queste categorie non era anti-austriaco, come anche Salata, cioè non erano anti-austriaci. La presenza di Subic ai vertici del Ministero degli Esteri e il legame con Salata sostanzialmente spinge Salata al centro dell'attenzione dell'azione Mussolini. E nel 1934 la questione dell'indipendenza austriaca era al centro della politica estera italiana. Infatti, dall'anno precedente Mussolini aveva svolto una politica tendente a evitare qualsiasi interferenza nazionalsocialista nella politica interna della Repubblica Austriaca. Il rapporto con Dollfuss, che poi verrà esaminato, mi sembra, in una relazione a parte, quindi non mi diffondo, fu uno dei tratti caratterizzanti del governo di Mussolini e della politica estera di Mussolini di quegli anni. Il fatto importante è che Mussolini cerca di offrire a Dollfuss una sponda per superare la crisi interna dell'Austria. L'obiettivo del Duce era non solo quello di ostacolare le interferenze nazionalsocialiste, ma anche di escludere completamente i socialdemocratici dal governo. Per questo da Roma si indirizzò Dollfuss verso una più stretta alleanza con le Einbären, di cui poi credo si parlerà anche in un'altra relazione. Però, e questo secondo me è un passaggio fondamentale, per Mussolini era importantissima la rinascita economica dell'Austria. E infatti, a questo fine, come diceva Subic, l'Italia voleva fare qualcosa per l'Austria nel modo più sollecito. E infatti a tale scopo furono pensati i protocolli italo-austro-ungheresi firmati a Roma il 17 marzo del 1934.
In essi i tre governi si facevano reciproche concessioni di natura economica particolarmente favorevoli per l'Austria. Era un tentativo, questo secondo me molto interessante, per evitare che il revisionismo aggressivo della Germania nazista non solo investisse l'Austria, ma anche contagiasse Budapest, la cui politica si fondava pur sempre sull'aspirazione a un mutamento dei propri confini. Mussolini, e qui è la manovra, fingeva di dar corda a questi sentimenti, ma non aveva alcuna intenzione di fornire nessun preciso contenuto concreto al revisionismo. Ma il problema era il legame con l'Austria, e il Duce voleva intervenire in qualche modo in Austria anche sul piano culturale. E qui vediamo un interessante passaggio della politica mussoliniana, diciamo di Mussolini, giornalista, grafomane, appassionato di cultura, eccetera. Cioè, Mussolini si rende conto che uno dei limiti del rapporto tra Italia e Austria sono gli scarsi contatti di ordine culturale, e questo in fondo è un retaggio dell'antagonismo degli anni precedenti alla Prima Guerra Mondiale. E quindi Auspice Subic, su suggerimento di Subic, fu incaricato Francesco Salata nel marzo del 1934 di predisporre un rapporto sulla possibilità di dare vita a Vienna a un istituto italiano di cultura, di cui il senatore avrebbe avuto la presidenza. E quindi qual era il compito di questo istituto? Organo di collaborazione italo-austriaca nel campo intellettuale, centro di contatto e di penetrazione nell'ambiente delicato dell'alta cultura al servizio della nostra, cioè italiana, azione politica, che avrebbe dovuto intensificarsi in ogni settore e con tutti i mezzi appropriati. Cioè la cultura diventa uno strumento per una politica di riavvicinamento, di avvicinamento, e appunto diventa diciamo lo strumento per una intensificazione dell'amicizia tra Italia e Austria. Tentativo di colpo di Stato nazista, culminato con la morte del cancelliere Dollfuss, di cui sono noti i dettagli, il 25 luglio, aveva reso però la situazione ancora più incandescente. E qui secondo me bisogna fare un altro discorso sulla testa di Mussolini, cioè su che cosa, sulla percezione che aveva Mussolini dell'Austria. Cioè, il 25 luglio, data fatale per Mussolini notoriamente, quindi diciamo, quando c'era un 25 luglio Mussolini rifletteva sempre. 25 luglio del 34 fa comprendere a Mussolini due cose molto importanti. Uno, l'importanza della minaccia nazista nei confronti dell'Austria, ma soprattutto del seguito che il nazismo ha nel mondo austriaco. Seconda questione, della necessità di proseguire in maniera ancora più diciamo intensa in questo rapporto sul piano culturale con l'Austria. Cioè, cultura vuol dire rendere l'Italia simpatica agli austriaci. Questa è l'idea. Rendere la cultura italiana familiare agli austriaci. E questa è una sfida molto importante e direi molto moderna per alcuni aspetti. E qui noi vediamo il ruolo di Salata, ma in fondo anche di Subic, e lo stesso Subic ce lo lascia scritto nelle sue memorie. Dopo una prima diffidenza a trattare con gli irredentisti, scrive: gli austriaci avevano terminato col vedere piuttosto nei triestini e nei giuliani gente più vicina alla loro mentalità, che potevano meglio comprendere e che in fondo parlavano la loro lingua, che non era poco nel mondo, diciamo, di allora. E
non dimentichiamoci, e non lo dico così per banalizzare, che uno dei pezzi migliori di Mussolini era quando fingeva di parlare tedesco, che lo recitava benissimo, ma notoriamente non sempre ne aveva una comprensione perfetta. Però conoscere la lingua, essere vissuti in Austria, vuol dire conoscere la mentalità di quel paese, conoscere le persone, sapere come parlare. E Salata in quegli anni, cioè negli anni 34-35, sviluppa una rete intensa di rapporti, e soprattutto il suo punto di riferimento fu Kurt von Schuschnigg, cioè quello di cui parlavamo oggi, e prima ministro della giustizia e dell'istruzione del governo Dollfuss e poi suo successore alla guida del governo. Questo rapporto con Schuschnigg è molto importante perché dal 1935 in poi, cioè dal 2 febbraio esattamente, data della firma dell'accordo culturale italo-austriaco, Salata cominciò a inviare costantemente informazioni sulla situazione politica austriaca in merito ai due aspetti fondamentali che interessavano a Mussolini: le riforme costituzionali, cioè la fondazione dello Stato corporativo, diciamo, o dello Stato dittatoriale austriaco, e poi le relazioni dell'Austria con la Germania. Per Salata era fondamentale una normalizzazione che potesse rendere più stabile il regime che Schuschnigg si riprometteva di costituire. È interessante vedere quello che scriveva a Roma il 5 agosto del 1934. Scriveva, scusate la lunghezza della citazione, ma è interessante: alla campagna nazista conviene contrapporre al più presto il fatto compiuto dell'attuazione effettiva, pratica, almeno nella nuova Costituzione provvisoria, in particolare in quegli organi collegiali di nomina governativa, e via discorrendo. Poi diciamo, questa applicazione, oltre che combattere l'agitazione nazista, darebbe soddisfazioni a quelle correnti dell'opinione pubblica austriaca che in massima parte non contraria all'indirizzo dell'attuale governo, ma tollerano per sì lungo tempo il presente stato di cose, cioè rimettere ordine in Austria in una certa misura come il fascismo aveva fatto in Italia negli anni 20. Questo è un po' il modello che ha in testa Mussolini e che Salata propone. Siamo in uno stato dittatoriale, quindi tenete presente che tutti i rappresentanti del dittatore scrivono cose che devono piacere al dittatore. Questo è l'altro punto molto importante e che poi sarà la base del cortocircuito tra Salata e Palazzo Chigi nel 1936 e nel 1937. Insomma, per Salata la realizzazione dell'antico progetto di Dollfuss era l'unica via da percorrere per evitare l'affermazione della dottrina nazista dell'Anschluss. Quindi la creazione di una forza politica unica, di un partito unico, il Fronte Patriottico, in cui sarebbero potute riversarsi tutte quelle tendenze politiche antirivoluzionarie e conservatrici che, sul quale poi Schuschnigg avrebbe potuto fondare il suo potere. È interessante vedere che a Roma si crede nella capacità di comprensione di Salata della realtà. Non a caso Subic, su ordine di Mussolini, dispose il versamento di 100.000 lire, che allora era una cifra discreta, da utilizzare per le spese riservate. Tenete presente che questo è un fatto molto importante perché tradizionalmente l'amministrazione italiana, quando deve spendere i soldi all'estero, è molto parca. Cioè non è che ma questo è senza tempo, è una considerazione senza tempo. Cioè, quindi dare 100.000 lire allora, in un momento di discreta crisi economica, a un signore che doveva con questo finanziare le forze politiche austriache, voleva dire che l'Italia era molto impegnata su quel fronte lì. E qui noi vediamo l'altro aspetto molto importante, che forse è più interessante per l'Italia che per l'Austria. Cioè, a un certo punto, l'importanza di Salata, o meglio la rappresentatività di Salata
nei confronti degli austriaci diventa così importante da mettere in ombra il rappresentante diplomatico, cioè l'ambasciatore accreditato a Vienna, cioè Prezioso. E qui, se noi guardiamo, io purtroppo ho dovuto un po' fare, guardiamo diciamo l'itinerario delle comunicazioni tra Roma e Vienna, vediamo come seguono esattamente due canali paralleli. Da una parte ci sono le comunicazioni ufficiali di Preziosi e dall'altra però c'è tutta una corrispondenza di Salata che incontra regolarmente Schuschnigg, che parla con numerosi uomini politici e che sostanzialmente diventa l'uomo di Mussolini a Vienna. Insorgono però alcuni problemi di ordine internazionale nei rapporti italo-austriaci. Vediamo un po' come viene percepito a Roma il comportamento italiano, il comportamento austriaco nel fatale anno 1935. Il governo Schuschnigg in quel periodo non mancò di sostenere apertamente i passi che Roma compì in campo internazionale in quei mesi. Il cancelliere austriaco infatti non mancò di lodare per esempio l'accordo Mussolini-Lavallo o di assumere un atteggiamento pro-italiano durante la crisi etiopica, anche se Salata non poté mancare di notare la preoccupazione di numerosi austriaci per gli effetti della guerra italo-etiopica. Essa infatti sembrava avere spostato il baricentro della potenza italiana in Africa in maniera tale da poter indebolire la sua presenza in Austria. Ed era una percezione, secondo me, abbastanza realistica, tant'è che era lo stesso pensiero mutatis mutandis di Hitler, cioè Hitler in fondo era favorevole in una certa misura a un impegno italiano in Africa per non avere diciamo Mussolini in Europa centrale. Ci sono alcuni ostacoli. Due importanti settori dell'opinione pubblica austriaca appaiono a Roma alieni dall'apprezzamento per la politica italiana. Paradossalmente, la stampa, ma paradossalmente anche la Chiesa Cattolica. Questo avviene perché nei giornali sembrava essere molto forte l'influenza delle fonti anglo-francesi. Questa era la percezione di Salata. E perché quella stampa cercava ancora di mantenere viva la diffusione di idee di stampo, diciamo così, socialista, ovvero massonico, e quindi di tendenza antifascista. Per quanto riguarda la Chiesa Cattolica, i motivi apparivano meno chiari. L'origine, scrive Salata, è complessa. Motivi confessionali di pacifismo, il risorgere presso i vecchi elementi parlamentari del Partito Cristiano Sociale di un antifascismo alimentato sul terreno della politica interna dalla concorrenza con l'iberismo, il desiderio di dare una base concreta all'appunto di unilateralità mosso alla politica italofila di Dollfuss e via discorrendo, diciamo. Cioè, e qui cerca Salata di comprendere anche la differenza che c'è tra la chiesa locale, cioè il cardinale, l'arcivescovo di Vienna, Innitzer, oppure il tema della ostilità manifestata dal nunzio apostolico Monsignor Sibilia, verso il quale vengono fatti alcuni passi in Vaticano. E infatti nota Salata, a un certo punto Monsignor Sibilia si è messo in riga, dice, e quindi collabora con noi. Evidentemente dal Vaticano si sono fatti sentire, esempio, diciamo, tipico esempio che ci porta a dire che la politica e il concordato intanto funzionava, diciamo, ecco, perché in Vaticano si era piuttosto sensibili alle parole italiane. Insomma, è noto a tutti, e io temo di aver fatto già tardi, è noto a tutti come il passaggio, diciamo, cruciale è la decisione mussoliniana di comunicare alla Germania di aver cambiato la propria politica nei confronti dell'Austria. Questo evidentemente è il prodotto di un complesso di questioni di cui naturalmente oggi non posso parlare, ma diciamo la politica fu portare l'Austria nella scia della Germania. Per realizzare tutto ciò, Mussolini, è noto,
spinse il collega Schuschnigg a trovare un modus vivendi con l'Austria. Ecco, in questa fase Salata diventa un vero e proprio consigliere. Addirittura fu ricevuto dal Duce, onore grandissimo per una personalità di medio livello, non tutti venivano ricevuti dal Duce, e il 24 marzo 1936 fu incaricato di gestire questa nuova fase dei rapporti italo-austriaci. E qui comincia il grande equivoco. Cioè, cerco di arrivare rapidamente alla fine, Mussolini, uso un termine familiare, cerca di trovare un modo gentile, non dannoso per la politica italiana, di scaricare l'Austria. Cioè, direi che la definizione la ritroviamo nel diario di Ciano, dove si legge quali sono gli ordini che vengono dati al nuovo ministro italiano a Vienna, Ghigi. Gli si dice: tu ti devi comportare come un medico si comporta con il malato. Funziona così, no? Era così, no? Sbaglio? Devi dargli l'ossigeno soltanto quando l'erede è distratto, cioè la Germania. Quindi, qual è l'ordine di Mussolini? È un ordine tipicamente italiano, cioè il problema è durare il più possibile. Tu dura finché puoi, finché è possibile dura, poi dopo a un certo punto ci rassegniamo e l'Austria può passare nella sfera di interessi tedesca. Perché Luciano Manzale diceva tragico? Perché tragica l'incomprensione di Salata. Cioè, Salata non comprende con esattezza che la politica italiana è cambiata. Ed è cambiata drammaticamente. Bisogna vedere quello che scriveva Suvich al Duce. Quello che scriveva Suvich al Duce, quasi in maniera quasi profetica. Siamo nel febbraio del 36, cioè un mese dopo l'udienza di von Hassel, udienza di cui Mussolini non dice nulla al suo vice, anzi addirittura Suvich viene a conoscere il contenuto dell'udienza da von Hassel stesso. È quasi profetica questa espressione. La Germania a Vienna, scrive Suvich, la Germania a Vienna vuol dire la Germania a Budapest. La Cecoslovacchia allora sarà liquidata, la Romania sarà posta nel dilemma di diventare vassalla della Russia o della Germania ed è probabile che scelga quest'ultima. La Jugoslavia non domanda che di allearsi con la Germania. Gli altri paesi balcanici, per tradizione e per interesse, subiranno il fascino e la prepotenza di questa Germania risorta e invadente. Non si può dire che non fosse stato avvertito Mussolini di quello che poi sarebbe quasi effettivamente successo, diciamo, negli anni successivi. Il modus vivendi austro-tedesco coincide anche con l'arrivo di Galeazzo Ciano al Ministero degli Esteri. Galeazzo Ciano in quel momento è nella sua fase filo-tedesca e quindi gli ordini che vengono da Roma sono appunto per Salata, che in quel momento, che appunto viene nominato ministro plenipotenziario a Vienna, sono appunto di favorire l'applicazione del modus vivendi. E qui noi vediamo che c'è un'interpretazione, direi quasi antagonistica. Scrive Salata nel dicembre del 36, quasi ingenuamente, voglio fare due esempi. Una cosa che scrive nel settembre del 36, dice: con l'accordo dell'11 luglio, come se con l'accordo dell'11 luglio l'Austria avesse accettato in pieno, se non la disciplina del nazismo politico, la cultura nazista, che è considerata come l'unica attuale cultura tedesca.
I testi dell'11 luglio dicono il contrario, chiaramente e precisamente. Qui vediamo come le interpretazioni sono quasi opposte, ma chi non accetta la cultura nazista è considerato al di fuori della comunità nazionale germanica. A dicembre scrive: il nostro compito qui non è più così facile come ai tempi dello stato di guerra aperta tra Austria e Germania. Occorre dall'una e dall'altra parte non sminuire le garanzie dell'indipendenza statale dell'Austria, che è un nostro interesse politico permanente e, secondo me, superiore e indipendente dai nostri rapporti più o meno stabili con la Germania. Ecco, era esattamente il contrario. Il cedimento sull'Austria entrava nella partita più complessa che Mussolini intendeva giocare in Europa. Essa prevedeva un allineamento, perlomeno temporaneo, delle posizioni continentali di Roma con quelle di Berlino. Salata non sbagliava completamente quando il 1 marzo del 1937 diceva al ministro francese, al ministro plenipotenziario francese a Vienna, che la politica dell'asse corrispondeva soltanto a una necessità tattica e che il vero obiettivo di Mussolini era di trovare un accordo con Francia e Gran Bretagna sulla questione etiopica. Ma indubbiamente il senatore Striano non aveva compreso fino in fondo la carica eversiva dei tradizionali indirizzi della politica estera italiana cui Mussolini aveva dato vita dall'inizio del 1936. Tant'è che l'incaricato d'affari francese a Roma, Blondel, cui fu riferita l'espressione di Salata, la interpretò come una forma di imbarazzo prodotta da una situazione politica avventurée, diciamo, quindi un po' avventurosa, estrema. A Palazzo Chigi la strenua difesa dell'indipendenza austriaca sostenuta da Salata cominciò a non piacere più. Salata non funzionava più come paravento della politica mussoliniana e le sue propensioni cominciavano a essere ingombranti, fastidiose, se non addirittura degli ostacoli. Questo con un pretesto, per un pretesto di carattere cerimoniale di cui è anche inutile parlare, nel settembre del 1937 Ciano ne dispose il richiamo. Salata a casa, scrisse laconicamente sul suo diario. Il giovane ministro degli esteri, in quel momento, come dicevo, filo tedesco, aveva bisogno di qualcuno che applicasse in maniera più incisiva il contenuto effettivo della nuova politica italiana verso l'Austria. E infatti, come ricordavo prima, al successore di Salata disse che doveva essere un medico che doveva dare ossigeno al moribondo senza che se ne accorgesse l'erede. Nel dubbio, aggiungeva, ci interessa più l'erede del moribondo. E quindi, quando Salata lasciò Vienna nel novembre del 1937, l'Austria indipendente aveva ancora pochi e angosciosi mesi di vita. Grazie. Io ringrazio Luca Riccardi per questa bella relazione, che ci ha dato un quadro complesso di un momento molto importante della storia del rapporto tra Italia e Austria, di una politica, quella di Mussolini, come avete sentito, che aveva dei caratteri di raffinatezza, non sarebbe costruito della cultura, della propaganda culturale o del dialogo storico-culturale come strumento di politica estera, una caratteristica che la diplomazia dell'Italia fascista sviluppa negli anni 20 e 30 e è un elemento interessante, poco studiato in Italia, ma che ha un peso particolare nel caso austriaco. Sono momenti anche tragici, soprattutto tragici per le conseguenze di questa politica. In Italia si ricorda poco che cosa è stato l'Anschluss e le conseguenze che sulla società austriaca ha avuto l'Anschluss. L'Anschluss, l'unione alla Germania, spazza via interi settori della società austriaca, pensiamo alla comunità ebraica, ma pure la classe dirigente cristiano-sociale, i seguaci di Dollfuss, i Schuschnigg, pagano un altissimo prezzo per un coraggio politico che avevano avuto di combattere contro il nazionalsocialismo. Molti finiscono in carcere, molti muoiono, molti vanno in esilio, e questo, le conseguenze tragiche dell'Anschluss e dell'atteggiamento italiano verso l'Anschluss lascerà un retaggio pesante nelle relazioni italo-austriache, perché molti dei collaboratori di Schuschnigg e Dollfuss saranno coloro che ricostituiranno lo Stato austriaco nel 1945,
e non dimenticheranno quello che loro considerano a torto ragione il tradimento italiano del 38. E questo spiega un'aggressività, un rancore che la classe dirigente austriaca avrà verso l'Italia negli anni 50 e 60, riguardo per esempio la questione attuale. Quindi sono momenti questi della storia dei rapporti austriaci molto importanti, anche perché avranno conseguenze sul lungo termine di questi rapporti. Io adesso presento Michael Geller, che è uno dei principali storici austriaci, sono molto contento che ha accettato di venire, insegna in Germania, all'Università di Hildesheim, è tirolese, e sostanzialmente i libri di Michael Geller sono una lettura obbligata per chiunque voglia studiare la storia della politica estera austriaca e anche la storia della politica estera della Germania federale. In Italia è noto soprattutto per la traduzione di un suo libro, una storia della Germania, delle tre Germanie, ma è anche un grande studioso, uno dei principali studiosi sul piano internazionale del processo di integrazione europea. Io devo dire, sono molto debitore dei libri. Sono molto debitore a Michael Geller per aver imparato molto dai suoi libri. Nei miei studi, devo dire, i suoi libri, il suo studio sulla politica estera austriaca della Seconda Repubblica, il suo studio sull'Austria e il processo di integrazione europea sono punti di riferimento fondamentali per chiunque voglia affrontare questo tema. Io adesso, prima di passare la parola a Michael Geller, do il microfono al magnifico rettore Euricchio, che è venuto a portare un proprio saluto, e lo ringrazio. Grazie per avermi dato la parola, però desideravo porgere il saluto della nostra comunità accademica nei confronti degli illustri ospiti, del professor Geller e del professor Riccardi, oltre che naturalmente le felicitazioni e i complimenti per questa bella iniziativa scientifica che il professor Gonzalli ha proposto e ha offerto ai nostri studiosi e ai nostri studenti. Il tema è di straordinaria rilevanza non solo per l'indagine storica, ma perché ci anche proietta in una dimensione, quella del rapporto fra Italia e Austria, che è stato da un lato ricco anche di esperienze, dall'altro lato anche di problematicità. La nostra istituzione accademica è intitolata ad Aldo Moro, che proprio al tema del rapporto anche con altre aree geografiche ha dedicato particolare impegno e particolari energie, non solo l'area euro-mediterranea ma anche quella mitteleuropea. E il rapporto con De Gasperi è stato peraltro un rapporto forte che ha consentito anche magari in alcuni momenti storici di poter attenuare le tensioni e favorire anche il dialogo quando questo era più difficile, cioè all'indomani della Seconda Guerra Mondiale. Il confronto fra culture e fra ideologie attraversa la nostra storia e ci porta anche a momenti di crescita ma anche di tensione. La riflessione storica quindi ci dà opportunità magari anche per rivedere una fase del passato e promuovere anche una cultura di dialogo che oggi, in epoca in cui i rigurgiti sovranisti, tra virgolette, nazionalisti, fanno sentire la propria voce sempre con particolare forza, può anche servirci. Quindi mi fa veramente piacere essere qua, dare appunto il saluto, esprimere i ringraziamenti per collega. Io ho avuto anche un periodo personale di insegnamento nell'Università di Innsbruck, l'Italia di Schreck, e quindi mi fa molto piacere anche poter porgere questo saluto e ancora una volta ringraziare per essere qui e per questa occasione di studio e di riflessione che attraverso la collaborazione preziosa del professor Gonzalli si è reso possibile. Grazie ancora. Grazie a lei. Carine, gentile, ha detto nei nostri confronti. Adesso, prima di passare la parola al professor Geller, voglio naturalmente ricordare una caratteristica di questo convegno. È un convegno scientifico internazionale, quindi le lingue di lavoro sono tre, non solo l'italiano ma anche l'inglese e il tedesco. I colleghi austriachi hanno accettato tutti di parlare in inglese, però abbiamo anche ritenuto utile che una di queste relazioni si svolga in tedesco. E quindi il professor Geller terrà una relazione in tedesco, dopodiché proveremo a fare una riflessione, un dibattito sul tema del nostro convegno. Grazie. Quindi passo la parola al professor Geller. Sì,
grazie per l'invitazione e l'introduzione. E scusi, ich werde das auf Deutsch präsentieren, aber so vortragen, dass Sie hoffentlich auch gut folgen können. Der Titel des Vortrages könnte heißen Gleiche Wege nach Europa? Fragezeichen. Italien und Österreich nach dem Zweiten Weltkrieg. Wenn wir die Entwicklung zwischen Österreich und Italien nach dem Zweiten Weltkrieg betrachten, so können wir dieses Verhältnis nicht verstehen ohne die Geschichte des 19. Jahrhunderts und ohne den Bezugspunkt Deutschland und zur deutschen Geschichte. Daher werden wir es immer wieder in einem mindestens Dreiecksverhältnis sehen müssen zur deutschen Geschichte, der österreichischen Geschichte und der italienischen Geschichte. Dabei werden wir Aspekte der Diskontinuität und Aspekte der Kontinuität sehen. Was sind die möglichen Kriterien, die möglichen Referenzpunkte, die Bezugspunkte, wenn wir vergleichen Italien und Österreich und die Beziehungen zwischen Italien und Österreich, zwischen Österreich und Italien? Sicher einmal Europa, die Europa-Ideen, das ist Mitteleuropa, das ist Paneuropa, Kerneuropa. Das ist sicher auch die Schwächung der Mitte Europas. Auch die Schwächung der demokratischen politischen Mitte Europas. Es ist auch der Anteil beider an der Selbstentmachtung, an der Selbstzerstörung Europas. Es sind dann nach dem Zweiten Weltkrieg gemeinsam Unterlegene gewesen, die Westorientierung, Westintegration gemeinsam beschreiten, in unterschiedlicher Intensität, an den Weichenstellungen der Westeuropäisierung teilhaben. Hier kommt dann ein Aspekt ins Spiel, der Transnationalismus im Zusammenhang mit der Parteienkooperation. Aber vergessen wir auch nicht den Antifaschismus als Grundkonsens nach dem Zweiten Weltkrieg in beiden Staaten, in Österreich wie in Italien. Vergessen wir nicht den Antikommunismus als eine verbindende Klammer. Vergessen wir nicht die erneuten Versuche, den Integrationsprozess voranzubringen. Vergessen wir nicht die Einigung Deutschlands, die sogenannte Wiedervereinigung, wie sich Italien und Österreich dazu stellen. Das Ende des Antikommunismus, das Ende des Kalten Krieges und schließlich auch Aspekte wie der innerstaatliche Reformprozess, Reformpolitik, Reformbedarf in beiden Staaten, aber auch dann die Entfremdung mit Europa, Irritationen, Populismus und nicht zuletzt der Umgang mit der eigenen Geschichte, das ist auch der Umgang mit den Historiografien. Stimmt das, was Hans Heiß einmal gesagt hat, dass beide Historiografien Rücken an Rücken stehen und nicht zueinander, sondern Rücken an Rücken? Schließlich und endlich wird auch die Frage aufzuwerfen sein, welche Rolle der Tourismus und der Fremdenverkehr spielt in Bezug auf beide Länder und damit auch letztlich der Handel- und Wirtschaftsaustausch. Lassen Sie mich im Wesentlichen 15 Dimensionen, mögliche Themenfelder benennen und daraus resultierende Forschungsanliegen. Und ich werde es nur skizzieren können, es ist unvollständig, es kann ergänzt und erweitert werden, es erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es ist erstens Europa im Zeichen des nationalstaatlichen Prinzips. Europa im Zeichen des nationalstaatlichen Prinzips. Italien als ein Widersacher des Habsburgerreichs, der Habsburger Monarchie. Dieser Punkt ist evident. Das Jahr 1866, und ich gehe jetzt nochmal zurück ins 19. Jahrhundert, das Jahr 1866 sah Italien und Preußen als Sieger. Beide befanden sich im Kriegszustand mit Österreich, mit der Habsburger Monarchie. Das gemeinsame Feindbild spielte eine nicht unwesentliche Rolle der Einigung. Auf der einen Seite der angebliche Völkerkerker, die Habsburger Monarchie, auf der anderen Seite die wenig geliebte Vormacht im Deutschen Bund. Ich denke, dass in diesem Bereich Feindbildforschung
noch einen wesentlichen Beitrag leisten kann für das spätere Verständnis des Bündniswechsels Italiens auch im Ersten Weltkrieg oder auch des sogenannten Achsenbruchs im Jahre 1943. Die Rolle von Otto von Bismarck, des späteren Reichskanzlers, der die deutsche Einigung zeitgleich mit der italienischen, aber mit Blut und Eisen, wie es so schön zitiert heißt, unter wachsender preußischer Hegemonialmachtposition im preußisch-österreichischen Dualismus eine Rolle spielte. Die Frontstellung von Bismarck gegenüber der römisch-katholischen Kirche im sogenannten Kulturkampf kann als eine interessante Parallele mit der Entwicklung Italiens gesehen werden. Der italienische Bismarck war der Ministerpräsident von Sardinien-Piemont, Camillo Benso di Cavour. Und der Papst fühlt sich ja als Gefangener des italienischen Staates. Wie wird das aus österreichischer Sicht wahrgenommen? Haben wir überhaupt eine österreichische Bismarck-Forschung? Zum 200. Geburtstag von Otto von Bismarck gab es kaum mehr nennenswerte Beiträge von österreichischer Historiografie zur Rolle Bismarcks und zur Wahrnehmung Bismarcks aus Sicht der österreich-ungarischen Monarchie. Wie sieht es aus mit der österreichisch-ungarischen Wahrnehmung von Cavour? Eine zweite Phase, die ich noch benennen möchte, vor 1945, vor dem Ersten Weltkrieg, würde ich betiteln mit Fern von Europa oder Fern von Mitteleuropa. Der Dreibund als eine fragile Bündniskonstellation, divergente Partner im fragilen Dreibund und letztlich Gegner im Ersten Weltkrieg, Österreich-Ungarn und Italien. Im Jahre 1882, wie Sie wissen, ging das italienische Königreich mit Österreich-Ungarn und dem Deutschen Reich, die ihrerseits 1879 den Zweibund geschlossen hatten, den sogenannten Dreibund ein. Ein allerdings fragiles Gebilde. Der Bündniswechsel Italiens im Mai 1915 führte zu großen emotionalen Verwerfungen. Vom welschen Treubruch, vom schändlichen Verrat war schnell die Rede, nicht nur in Tirol. Zum Zweifrontenkrieg der Mittelmächte Deutschland und Österreich-Ungarn kam nun noch die Südfront hinzu. Wir können in diesem zweiten Feld Kriegspropagandaforschung noch durchaus intensivieren, neben der Feindbildforschung. Allein was die Erforschung von Postkarten angeht und wie Postkarten dieses Szenario dargestellt haben, vergessen wir nicht, das Kommunikationsmittel Nummer 1 in den Städten waren die Postkarten. Die Briefe sind täglich 4 bis 6 Mal ausgehoben worden in den Briefkästen. Die Menschen haben sich in 2 bis 3 und 4 Stunden Takt Briefe geschrieben oder Postkarten mit den entsprechenden auch Darstellungen der politischen Kontrahenten, der Gegner im Krieg. Ein dritter Bereich betrifft nun schon die Zeit nach 1919-20 und wir sind jetzt noch vor 1945. Eine dritte Phase, eine dritte Ebene wäre der Hinweis auf fortgesetzte Desintegration Europas. Revisionismus in Italien und in Österreich. Österreich und Italien waren in gewisser Weise Akteure und Leidtragende der Friedensverträge von Paris. Wir haben in beiden Ländern einen Revisionismus, unterschiedlich stark. Italien selbst war unzufrieden mit der Nachkriegsordnung. Ministerpräsident Orlando verließ unter Protest die Pariser Friedensverhandlungen. Der italienische Sieg sei mit zu wenig Gebietszuwachs von den Alliierten verstümmelt worden, der verstümmelte Sieg. In Österreich gab es in Bezug auf die Pariser Vororteverträge Versailles, Saint-Germain entsprechend auch Revision. Ein Anschluss Österreichs, wir haben schon vom Anschluss 1938 gehört, war untersagt. Während Italien Gebiete hinzugewann, zu wenig wie es meinte, musste Österreich massive Territorialverluste hinnehmen. Ich werde nicht eigens auf Südtirol eingehen, wir haben ausgemacht, Südtirol ist nicht das Thema dieser Konferenz, aber ich komme trotzdem später noch in einer Phase kurz auf Südtirol zu sprechen. In dieser Phase sind wir also fern von Mitteleuropa, wir sind Kriegsgegner, wir haben dann mit Revisionismus zu tun. Eine dritte Phase ist die Schwächung der Mitte Europas durch innere Krisenregime. Italien, die erste faschistische Diktatur in Europa. Und Österreich folgt 11, 12 Jahre später nach der gescheiterten Demokratie auch in Österreich.
In beiden Staaten gab es deutlich gemeinsame Tendenzen. Antimarxismus, Bürgerkrieg, Gewalt in der Politik, Militarisierung der Gesellschaft. Das heißt, der Paramilitarismus reizt, denke ich, für vergleichende Studien, auch für die wechselseitigen Verbindungen jenseits der Phasenverschiebung der Errichtung der Diktaturen und der Zeitverzögerung. Aber hier als Forschungszugang zur Erforschung der Militarisierung der Gesellschaft, weitere Forschung zu betreiben über den Transnationalismus der paramilitärischen Verbände, der Wehrverbände. Nicht nur Italien, Österreich, ich denke hier an die Heimwehren, Lothar Höbel wird noch über die Heimwehren sprechen. Wir wissen relativ wenig über Richard Steidle, den Tiroler Heimatwehrführer, und die Verbindungen nach Italien und die Unterstützung, die es finanzieller Art durch Mussolini gegeben hat. Auch mit Blick auf Walter Pfriemer. Das ist nicht eingehend genug, wie ich finde, erforscht. Überhaupt die Beziehungen zwischen Ungarn und den paramilitärischen rechtsgerichteten Verbänden und Bayern mit den Einwohnerwehren, mit der Brigade Erhard, mit dem Bund Oberland und Österreich mit den Heimwehren und Italien mit den Squadristen. Diese transnationalen Verbindungen, auch die entsprechende Unterstützung durch Unternehmer, durch Industrievertreter, durch Fabrikanten, das scheint mir ein spannendes, wichtiges Forschungsfeld zu sein. Eine vierte Phase würde ich benennen, der Beitrag zur Selbstzerstörung Europas, der gemeinsame Weg in die Konfrontation und in den Zweiten Weltkrieg. Aktiv bei der Selbstzerstörung Europas, gemeinsam in den Zweiten Weltkrieg, die Phase 1935 bis 1945 grob gesprochen. Dass Italien unter Mussolini, wir haben das schon gehört durch den Vorredner, durch Luca Riccardi, entfremdete sich zunehmend von den westlichen Demokratien, Großbritannien und Italien mit dem Abessinienkrieg, im Vorfeld die Römerprotokolle, die schon erwähnt worden sind, die den Versuch dargestellt haben, eine eigenständige Mitteleuropapolitik mit Österreich und Ungarn zu praktizieren. Doch es war letztlich dann doch ein Abschied von einem mehrheitlich demokratisch verfassten Österreich. Hier scheint mir sehr interessant, wie ist der gemeinsame Bezugspunkt Völkerbund bis zum Ausscheren Italiens aus dem Völkerbund, bis auch zum Ende des Völkerbundes 1938 faktisch. Welche Rolle spielen Österreich und Italien im Völkerbund? Wie Sie wissen, hat der Völkerbund Sanktionen gegen Italien verhängt im Zuge des Abessinienkrieges. Und die Regierung Schuschnigg, wir haben schon von Schuschnigg gehört, hat sich nicht den Sanktionen des Völkerbundes angeschlossen, hat Solidarität mit der italienischen Abessinienpolitik betrieben. Welche Rolle spielen überhaupt beide Nationen, beide Staaten in Genf, in dieser internationalen Organisation des Völkerbundes, scheint mir ein spannendes, ein wichtiges Forschungsfeld zu sein. Ich gehe jetzt erst in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, die Entwicklung nach 1945. Gemeinsam befinden sich im Grunde beide nicht im Lager der Sieger. Nein. Österreich zählt als Kriegsverlierer. Großbritannien ist mit Österreich bis 1947 im Kriegszustand. Und Italien bekommt einen Friedensvertrag. Italien verabschiedet sich von der Monarchie, entwickelt eine neue Verfassung. Österreich bezieht sich auf die Verfassung von 1920, der Kelsen-Verfassung, die novelliert worden ist im Jahre 1929. Es gibt hier keine breite und große Verfassungsdebatte. Die Erfahrungen mit der Diktatur, der Umgang mit der Diktatur, mit der faschistischen Diktatur, mit der doppelten Diktaturerfahrung Österreichs, mit der autoritären Regierungsdiktatur, so Helmut Wohnert in Österreich, dem sogenannten Ständestaat, und der Umgang mit der Erfahrung der NS-Diktatur in Österreich, also die doppelte Diktaturerfahrung, die entsprechend Österreicher zu verarbeiten hatten, reizt zu entsprechenden Vergleichen. Interessant ist der antifaschistische Konsens, der in beiden Ländern nach 1945 eine doch erstaunliche Rolle spielt. In Österreich hatten wir ja zunächst eine Konzentrationsregierung aus ÖVP, SPÖ und KPÖ bis 1947. Die italienische Verfassung ist ausdrücklich auf einem antifaschistischen Konsens, einem Widerstands-, einem Resistenza-Konsens aufgebaut.
Wie sich das wechselseitig vergleichen lässt, wie sich hier verfassungshistorische, verfassungsrechtliche, verfassungstheoretische Diskurse vergleichen lassen, scheint mir ein spannender möglicher Vergleich zu sein. Also neues und altes politisches Denken im Kontext der Verfassungsdiskurse. Eine weitere Phase, die ich für spannend empfinde, sind dann schließlich die Weichenstellungen in Richtung Westorientierung, Westintegration. Italien als ein Pionier der westeuropäischen Integration, Österreichs Position der Mitte, nicht Westintegration, aber Westorientierung plus Neutralität. Also qualitativ doch etwas anderes. Während sich Italien mit Österreich gemeinsam der OEEC, der Organization for European Economic Cooperation, anschließt und man gemeinsam im Marshallplan verbunden ist, sieht das völlig anders aus mit der NATO-Mitgliedschaft Italiens 1949 und mit der Kohle- und Stahlgemeinschaft und der Zugehörigkeit Italiens zur Montanunion. Interessant ist jedoch, dass Italien in der Montanunion österreichische Interessen vertreten hat. Ich weiß das aus Dokumenten, die ich schon vor Jahren einsehen konnte. Es hat Italien die Interessen Österreichs als Stahlproduzent in Luxemburg im Rahmen der Montanunion mitvertreten, solange Österreich noch keinen Beobachter dort hatte und solange auch Österreich überhaupt keinen Vertrag hatte, als Nicht-Gründungsmitglied der Montanunion. 10 Jahre nach Kriegsende, meine Damen und Herren, schied Österreich, wenn man so will, aus der deutschen Geschichtsgemeinschaft, manche sagen Schicksalsgemeinschaft, aus. Österreich verabschiedete sich 1955 mit dem für Deutschland nicht empfohlenen Modell eines Staatsvertrages mit Neutralität. Es schloss sich der EFTA an, der kleinen Freihandelszone, der European Free Trade Association, während Deutschland und Italien Gründungsmitglieder der römischen Verträge wurden. Aber eine Gemeinsamkeit verband Italien und Österreich. 1955 werden beide Staaten im Dezember im gleichen Monat, am gleichen Tag, Mitglieder der Vereinten Nationen. Italien und Österreich werden 1955 als ehemalige Kriegsverlierer oder nicht Kriegsgewinner, nicht Sieger, jetzt erst mit Finnland, mit Irland, mit Jugoslawien Mitglieder der Vereinten Nationen. Beide Nationen, beide Staaten haben einen Vorsprung an Internationalität im Vergleich zu Deutschland. Die beiden deutschen Staaten treten erst 1973 den Vereinten Nationen bei. Auch hier wieder die Frage, welche Rolle spielen beide Nationen im Kontext der internationalen Organisation der Vereinten Nationen, wie schon für den Völkerbund. Ein weiterer Aspekt betrifft das schon angesprochene Thema der transnationalen Parteienkontakte. Wir wissen noch viel zu wenig über das Verhältnis zwischen Bruno Kreisky und Giuseppe Saragat oder auch zwischen Josef Klaus und Mariano Rumor oder zwischen Kurt Waldheim und Aldo Moro, die in Phasen der Krisen, wo es um Südtirol ging, Kreisky Saragat 64, 65, Klaus Rumor 66, 67 bis 68, 69, Waldheim Moro 69, 70, was hier verhandelt worden ist, auch zwischen Waldheim und Nenni. Diese persönlichen Kontakte, Wahrnehmungen, das kann man auch zurückverfolgen bis in die Zwischenkriegszeit. Mussolini-Seipel, Seipel-Mussolini. Wir wissen relativ gut schon über Dollfuß-Mussolini, Mussolini-Dollfuß. Aber was ist das Verhältnis, was sagt es aus über Mussolini und Seipel, Seipel und Mussolini? Vergessen wir auch nicht die transnationale Parteienkooperation. Es kamen italienische Vertreter der Democrazia Cristiana mit Vertretern der Österreichischen Volkspartei im Rahmen der Nouvelles Equipes Internationales, im Rahmen der European Union of Christian Democrats zusammen. Später auch in der Europäischen Volkspartei, in der European People's Party. Vergessen wir nicht das Feld des Eurokommunismus und der Zusammenarbeit, der Kontakte, der Schwierigkeiten, der Divergenzen, der Konflikte zwischen den italienischen Kommunisten, zwischen den ostdeutschen Kommunisten, den Sozialisten der SED und auch der KPÖ. Hierzu haben verdienstvoll schon
Maximilian Graf, Carlo Rosicic-Kessler, Wolfgang Müller mit Kollegen aus Italien, mit Kollegen aus Deutschland Pionierarbeit geleistet und werden das weiter, dieses Thema Eurokommunismus, vertiefen. Die Frage hier stellt sich, wann beginnt der Eurokommunismus? Das ist ja eine Fremdbezeichnung, die gar nicht von den Kommunisten selber stammt. Sind die Wurzeln schon im Jahr 1956? Und welche Rolle spielt der Eurokommunismus in der Wahrnehmung auch der übrigen Parteien? Helmut Kohl zum Beispiel instrumentalisiert das Thema Eurokommunismus im Vorfeld der ersten Direktwahlen zum Europäischen Parlament 1979. Vergessen wir nicht, dass die Kommunistische Partei Italiens bei den Wahlen zum Europäischen Parlament, in den ersten Direktwahlen zum Europäischen Parlament, 33% der Stimmen erzielt hat und vor der Democrazia Cristiana stand. Wie sind hier die Verbindungen einzuordnen? Welche Rolle spielt überhaupt transnationale Parteienkooperation mit Blick auf die bilateralen Beziehungen, mit Blick auf die Konfliktlösung? Meine These ist, dass die engen Kontakte zwischen Democrazia Cristiana und ÖVP ein Versuch waren, die Südtirol-Frage in einer fairen, in einer milden, in einer gerechten Form zu lösen. Was Kreisky später benutzt hat als Argument, dass das nicht funktioniert hat und dass er jetzt mit Saragat das lösen wird, was vorher Gruber, De Gasperi, Fiegel und Schelba und Fanfani und so weiter nicht erreicht haben. Also dieses Feld der Netzwerkforschung, der transnationalen Parteienforschung scheint mir. Und eine weitere Phase ist in die 70er Jahre. Wir haben in den 70er Jahren ein interessantes Phänomen. Wir haben Entspannungspolitik, Ost und West, Détente, Conference on Security and Cooperation in Europe, und wir haben Terrorismus innerhalb der Staaten. Weniger in Österreich, kaum, aber schon auch erkennbar, aber in Deutschland die Rote Armee-Fraktion und in Italien die Brigate Rosse. Das ist ein interessantes Phänomen, wie ich finde. Äußere Entspannungspolitik und Terrorismus im Inneren, die Anni di Piombo, die bleiernen Jahre. Ein Kollege aus Südtirol, der Journalist ist, Christoph Franceschini, hat argumentiert, dass die terroristischen Aktionen in Südtirol in den 60er Jahren ein Labor, ein Laboratorium, ein Experimentierfeld gewesen seien, ein Testfall für die späteren terroristischen Aktivitäten, die es gegeben hat in den 70er und zum Teil noch in den 80er Jahren in Italien. Eine Strategie der Spannung aufrechtzuerhalten und zu testen, wie die Menschen entsprechend reagieren. Das ist, finde ich, noch genauer zu erforschen. Das ist eine These, er hat einige Anhaltspunkte, aber es ist, finde ich, noch genauer zu erforschen, wie weit der Südtirol-Terrorismus tatsächlich auch ein Vorwand gewesen ist, um Österreichs EWG-Assoziierungsabsichten zu blockieren. Inwiefern es auch ein Vorwand gewesen ist, eine Autonomie für Südtirol früher zu konzedieren und zu gewähren. Hier wissen wir noch viel zu wenig aus italienischen Quellen. Wir wissen aus einer jüngeren Studie von einem Militärhistoriker, Hubert Speckner, dass die Sache Porzecharte 1967 eine merkwürdige, fragwürdige Aktion gewesen sein muss. Das, was er an Indizien zusammengetragen hat, deutet darauf hin, dass es kaum oder kein Attentat von österreichischen Terroristen oder Pangermanisten oder rechtsextremen Burschenschaftern oder dergleichen gewesen sei. Das ist eine offene Frage. Die Rolle der Geheimdienste überhaupt. Die Rolle der Geheimdienste im Kalten Krieg. Auch die Zusammenarbeit, die es gegeben hat zwischen den österreichischen Behörden, zwischen den österreichischen Innenminister mit dem italienischen Innenminister. Was gab es für nachrichtendienstliche Kooperationen, Austausch an Informationen, die Österreich Italien geliefert hat, um Vertrauensbildung wieder zu schaffen mit Blick auf eine Lösung der Südtirol-Problematik Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Ein weites Feld, Terrorismus. Terrorismus gab es auch in Österreich. Es gab einen Mordanschlag auf den Präsidenten der österreichisch-israelischen Gesellschaft. Es gab ein Attentat in Wien, ein Terrorkommando der Araber überfiel die jüdische Synagoge in Wien. Es gab dann auch die Schließung dieses Lagers Schönau, das Juden, die aus der Sowjetunion emigrieren wollten und konnten, geschlossen wurde aufgrund eines Anschlages. Also auch Österreich ist mit der Herausforderung des Terrorismus konfrontiert, aber nicht in der Dimension,
wie Deutschland mit der RAF oder Italien mit den Roten Brigaden. Ein weiteres Feld betrifft schließlich die fortgesetzte Westintegrationspolitik, wo Italien ein Antreiber ist, mit Deutschland, Österreich eher ein stiller Teilhaber, also hier sich eher zurückhält, aber im Rahmen des europäischen Währungssystems ist Österreich stiller Teilhaber, ist Österreich praktisch, wie zwischen Kreisky und Schmidt argumentiert, stiller Teilhaber, und damit stärkt Österreich das europäische Währungssystem und damit stärkt Österreich auch die Unterstützung der Lira durch die Deutsche Bundesbank in der Krise der Lira, die es gegeben hat in der Zeit Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Ölpreisschocks, wie gehen die Länder um mit Wirtschaftswachstumsproblemen, mit steigender Arbeitslosigkeit? Es wäre ein eigenes sozusagen konjunkturgeschichtliches, wirtschaftshistorisches Thema. Die Anfänge der Staatsverschuldung, Österreich und Italien gehen in eine Richtung der Staatsverschuldung. Wie wirkt sich das auch aus auf die entsprechenden Gesellschaften und die Politik? Eine weitere Phase ist dann schließlich die Einigung Deutschlands. Deutschland wird überraschend für viele, unerwartet und nicht zur Freude von vielen oder nur zur Freude von ganz wenigen geeint. Das löst politische Skepsis aus unter den politischen Eliten, wobei man in Österreich differenzieren muss zwischen der Sozialdemokratie, die kritisch war zur deutschen Einigung, abwartend, während die ÖVP, Alois Mock, das sehr begrüßt hat. In Italien ist das auch nicht nur auf Andreotti zu reduzieren, man muss andere Akteure einbeziehen. Die Öffentlichkeiten reagierten ganz anders. Die Medien reagierten anders, die Öffentlichkeiten reagierten anders. Das wäre ein Feld, eine jüngere Kollegin, Deborah Cuccia, hat sich jetzt genauer der Untersuchung des Deutschlandbildes in Italien gewidmet, in den 50er und 60ern, vergleicht mit dem Deutschlandbild in Italien in den 70er, 80er, das positiver gewandelt war und auch einen Einfluss hatte auf die positivere Einstellung der italienischen Bevölkerung zur deutschen Einigung. Also wie steht man zur Zweistaatlichkeit Deutschlands, wie steht man zur Überwindung der Zweistaatlichkeit Deutschlands, scheint immer noch in gewisser Weise ein Forschungsfeld zu sein. Nach dieser Einigung Deutschlands, vielleicht noch ein Hinweis, die Bemühungen der österreichischen, italienischen Politik, eine zentraleuropäische Initiative zu schaffen, die Quadragonale, dann zur Pentagonale ausgebaut, sozusagen als Kontrapunkt zur befürchteten Dominanz Deutschlands, wäre sicher auch noch immerhin ein interessantes Intermezzo, was man hier und da noch genauer erforschen könnte. Nach der Einigung Deutschlands, nach dem Ende des Kalten Krieges, das Ende des Antikommunismus oder das Ende des Kalten Krieges. Der Antikommunismus hat ja viel Gemeinsamkeiten erzeugt. Die parteipolitischen Kulturen erleben nun Brüche, in Italien massive Einbrüche, aber auch in Österreich mehr oder weniger die Kontinuitäten. Tangentopoli, Manipulite, das sind Begriffe, die in allen klar sind. Die Erosion des politischen Systems in Italien, das in eine tiefe Orientierungskrise fällt. Ein Parteiensystem, das es nicht mehr gibt, mit Christdemokraten, Sozialisten, Liberalen und Republikanern, das in große Turbulenzen gerät. Und das dann auch erklärt, warum in dieses Vakuum ein Silvio Berlusconi eintritt und es füllen kann. In Österreich haben wir mehr oder weniger parteipolitische Stabilität. Interessant ist, wie das österreichische politische System und die Parteien reagieren auf den Wandel des parteipolitischen Systems, der Diskontinuität des parteipolitischen Systems in Italien. Wie reagieren sie auch im transnationalen Parteienrahmen, im Rahmen der EVP, der auch Österreich danach dem EU-Beitritt angehört? Wie stellt sich überhaupt Italien zum geplanten EG-Beitritt Österreichs? Wie weit spielt hier noch Südtirol und die Streitbeilegungserklärung, über die Luciano Monsali gearbeitet hat, und der Rolle Andreottis? War es ein Thema, in den österreichischen EU-Beitrittsvertrag das Gruber de Gasperi-Abkommen zu integrieren? Hätte das getan werden sollen, ein Südtirol-Bezug im österreichischen EG-Beitrittsansuch oder im österreichischen EU-Beitrittsvertrag. Auch das sind interessante interne Diskussionen im Völkerrechtsbüro oder vielleicht unter Spezialisten. Ein größeres Thema, das viel mehr Menschen betroffen hat, ist der innerstaatliche Reformbedarf. Vergessen wir nicht Stichworte wie Deregulierung, Privatisierung,
Modernisierung. Sowohl Österreich als Italien waren gezwungen, ihr System zu reformieren. Österreich musste sich EU-reif, EU-fit machen. Und es versuchte dann in der Großen Koalition, ich sage es versuchte, eine Privatisierungspolitik unter Franz Fanitzky. In Italien war unter Romano Prodi das Bemühen deutlich erkennbar, die Kriterien von Maastricht zu erfüllen, die sogenannten Konvergenzkriterien von Maastricht. Wir können diese Frage der Reformen, der versuchten und der gescheiterten Reformen, denken wir an Monti, gescheiterte Reformen, untersuchen, auch im Vergleich sicher ein interessantes Thema. Ich habe erwähnt das Vakuum, in das das italienische System fällt, mit neuen Tendenzen zum Populismus. Anti-Europäismus, Populismus. Welche Rolle spielen die populistischen Akteure? Bossi, Berlusconi, Haider in Österreich, Jörg Haider, der zuerst eine sehr starke Pro-EU-Position einnimmt und dann aber auf Österreich zuerst setzt und einen zunehmend EU-kritischen Kurs verfolgt. Welche Rolle spielen überhaupt die Präsidentschaften? Die österreichischen und die italienischen EU-Präsidentschaften. Die italienische Präsidentschaft 2003 unter Berlusconi, die österreichischen Präsidentschaften 1998, 2006. Nicht zuletzt Sanktionen, Sanktionsmaßnahmen der EU mit Blick auf die schwarz-blaue Regierungsbildung Wolfgang Schüssel, Ries-Passer. Italien nahm hier eine relativ moderierende Position ein, wenn ich recht erinnere, unter Lamberto Dini. Eine sehr moderate Position. Nicht so scharf wie Frankreich und Belgien. Welche Rolle spielen die Sanktionen auch in den Verwerfungen des Verhältnisses Österreichs zur Europäischen Union? Denken wir auch an die Konfrontation zwischen Kommissionspräsident Romano Prodi und Ministerpräsident Silvio Berlusconi. Beide sind sich einig, Italien und Österreich, in der EU-Osterweiterung. Sie begrüßen die EU-Osterweiterung. Sie treten für diesen Zugang ein, im Unterschied zu anderen, die in der EU das ablehnen oder kritisch sind. Also der Bezug Europäische Union scheint ein wichtiger weiterer Aspekt, und ich komme allmählich zum Schluss, denn wir sind schon kurz vor 6 Uhr. Also die Ratspräsidentschaften halte ich für einen interessanten Punkt, aber auch die Historiografie. Wie weit nehmen wir überhaupt wahr, was italienische Historikerinnen und Historiker schreiben, und wie weit was die österreichischen und auch die Deutschen schreiben? Wir haben jetzt erst wieder mit Christian Jansen den einzigen Professor für Geschichte Italiens in der Bundesrepublik Deutschland. Er ist berufen worden, spät berufen worden an der Universität Trier. Vorher war es Hartmut Ulrich an der Universität Gesamthochschule Kassel. Sie müssen sich das vorstellen, wir hatten lange Zeit überhaupt keine Professur für italienische Geschichte, für italienische Zeitgeschichte an einer deutschen Universität. An einer österreichischen ist es überhaupt nicht bekannt. Aber es gibt natürlich Experten, aber nicht, dass wir sagen können, wir schöpfen aus dem Vollen. Das ist ein interessanter, eigentlich ein beklemmender Befund, dass wir hier sehr wenig Expertise und Forscher haben, die sich ausgehend von der deutschen oder von der österreichischen Zeitgeschichte mit der italienischen Geschichte befassen. Ist ein betrüblicher Aspekt. Also Wissenschaftsgeschichte, der wechselseitige Austausch, der Transfer. Mir scheint, in den letzten Jahren gibt es mehr italienische Historikerinnen und Historiker, die von ihrer Sicht die österreichische oder die deutsche Geschichte stärker in den Blick nehmen als umgekehrt. Aber vielleicht täusche ich mich auch hier. Wissenschaftsgeschichte. Und letzter Punkt, der Fremdenverkehr. Der Fremdenverkehr und der Tourismus, der natürlich tendenziell viel stärker von Deutschland und von Österreich ausgeht, nicht nur nach Alto Adige, Südtiroler, auch nach Italien natürlich. Das ist ein viel stärkerer Aspekt als ein italienischer Tourismus in Deutschland oder in Österreich. Hier vielleicht noch ein kleiner Hinweis zum Umgang mit der Vergangenheit. Wir hatten ja den Fall Kappler für die deutsch-italienischen Beziehungen, die belastend wirkte, und auch die Thematik Walter Reder, Mazzabotto, Gaeta und der in Österreich so bezeichnete letzte österreichische Kriegsgefangene in Italien. Wie weit diese Problematik, der Umgang mit der Vergangenheit, die Hypotheken der Geschichte, der Zeitgeschichte des NS-Erbes, auch auf den Tourismus einwirken, wie man auch versucht hat, das vom Thema Fremdenverkehr und Sommersaison und Tourismus fernzuhalten,
und zu tabuisieren und zu minimieren, scheint mir ein spannendes Forschungsthema. Ich schließe mit einem Fazit. Italien und Österreich sind noch eigentlich junge, verspätete Nationalstaatsgründungen, wenn man zurückgeht in die Zeit der Monarchie, fragiles Verhältnis, kriegführend, fern von einem geeinten Mitteleuropa, halfen beide doch mit zur Selbstentmachtung Europas, trugen beide nach 1918 zur Desintegration, zur Destabilisierung, auch zur Revision der europäischen Nachkriegsordnung nach 1918-19 bei. Nach Italien folgten Deutschland und Österreich mit der Errichtung von Diktaturen. Die Österreicher waren im Zweiten Weltkrieg beteiligt, nicht der Staat. Aber Österreicher waren Teil der Wehrmacht, Teil der Kriegführung Hitlers. Italien war ein aktiver Mitstreiter an der Politik des Zweiten Weltkrieges und hatte damit auch seinen Anteil an der Selbstzerstörung Europas. Umso bemerkenswerter, dass nach Kriegsende die Gesellschaften Italiens und Österreichs sich neu orientieren, in Richtung Demokratie orientierten und sich nun auch aktiv am wirtschaftlichen Wiederaufbau und der supranationalen Integration, Österreich nur in geringem Maße, Italien viel stärker, beteiligten. Österreich nur Freihandel, EFTA, Italien EWG und NATO. Die deutsche Einigung musste Italien und Österreich gleichermaßen hinnehmen, akzeptieren. Die politischen Eliten mehr oder weniger erfreut, die Öffentlichkeit, die Medien mehr oder weniger positiv. Alternative Optionen fielen aus. Keine zentraleuropäische Initiative. Zentralmacht Deutschland. Das war der neue Orientierungspunkt, auf den man sich ausrichten musste. Das Koordinatensystem musste neu gerichtet werden. Österreichs Lage politisch gesehen vom System her war stabil nach 89-90. Man hat eher den Eindruck, dass der EU-Beitritt Österreichs politisches System noch mehr verfestigt hat. Abgesehen davon, dass die FPÖ von Jörg Haider immer mehr an Boden gewonnen hat und immer stärkere Opposition betreiben konnte. Italien erlebte ein Erdbeben mit dem Fall der Democrazia Cristiana ins Bodenlose, was wie gesagt ein Vakuum auslöste und offen war für alle Formen des Populismus. Sezessionistischer, separatistischer Populismus Lega Nord, nationalistischer Populismus Alleanza Nazionale, Forza Italia, Boulevardpopulismus Beppe Grillo, Cinque Stelle und so weiter und so weiter. Also es ist offen für alle Formen des Populismus, ein Paradies des Populismus. Das ist in Österreich eingeschränkt, aber auch gegeben. Interessant ist, dass die österreichische Große Koalition so unbeweglich war, auch in den folgenden Jahrzehnten nach dem EU-Beitritt, mit einer trägen, einer reformunfähigen Großen Koalition unter Gusenbauer, unter Faymann, auch unter Kern zuletzt, dass dies den Populismus wieder aufs Neue auch befeuerte. Österreich, meine Damen und Herren, und Italien erlebten nach dem Zweiten Weltkrieg Etappen einer Annäherung. Die äußeren Beziehungen und jeweiligen inneren Verhältnisse erfuhren dagegen nicht immer parallele Entwicklungen. Trotz mancher Ähnlichkeiten oder Gleichheiten im Kontext des Kalten Krieges und im Zeichen ihrer Verwestlichung gab es zwischen den Ländern auch eine Reihe von Unterschieden. In der Beschreitung des Weges nach Europa in unterschiedlicher Intensität, sodass eben ein Fragezeichen unter dem Titel Gleiche Wege nach Europa, Fragezeichen Italien und Österreich nach 1945 stehen. Lassen Sie mich noch einen letzten Satz formulieren. Trotz aller Irritationen, trotz aller Krisen, trotz aller Veränderungen, trotz aller Umwälzungen sind beide, Österreich und Italien, Mitglieder der Europäischen Union. Und dieser Referenzpunkt scheint mir relevant. Dieser Referenzpunkt scheint weiterhin auch ein Garant, dass allzu starke Distanzierungen, Entfremdungen oder gar Rückfälle in den Nationalismus des 19. Jahrhunderts oder in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Rassismus und Nationalismus zu verhindern sind. Ich bedanke mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit und entschuldige mich nochmal, dass ich zu Ihnen in deutscher Sprache gesprochen habe. Dankeschön. Io ringrazio il professor Gehner per questa riflessione sui momenti fondamentali, i problemi fondamentali dei rapporti fra Austria e Italia, fra la metà dell'Ottocento e i giorni nostri,
e anche una sua riflessione su dei punti che meriterebbero una maggiore analisi e studio, ricerca. Come lui ha sottolineato, varie sono le dinamiche delle relazioni internazionali, delle relazioni anche fra Italia e Austria. Lui ha sottolineato giustamente anche naturalmente il ruolo della Germania nei rapporti Italia-Austria. In fondo l'Austria ha questa grande funzione avuto nell'ambito dei rapporti fra Italia e mondo germanico, quella del ponte, del punto di contatto fra l'Italia e la Germania. E quindi sempre un rapporto quello fra Italia e Austria, che in fondo ha anche un terzo protagonista, che è cruciale, quello della Germania. Poi naturalmente ha sottolineato alcuni aspetti importanti che meriterebbero di essere meglio studiati e meglio conosciuti. È molto interessante un filone di ricerca di cui Geller è uno dei protagonisti della storiografia europea, che è quella della cooperazione internazionale fra i partiti politici. Quindi Geller ha il merito di essere stato uno dei primi a iniziare questo filone di ricerca, per esempio studiando le forme di cooperazione internazionale dopo la Seconda Guerra Mondiale fra i partiti cristiano-democratici e conservatori. Questo è un filone di ricerca su cui in Italia c'è poca attenzione, di cui sappiamo ancora molto poco, per esempio fra i rapporti tra la Democrazia Cristiana, il Partito Popolare Austriaco, la CDU e la CSU bavarese. Altri elementi interessanti, importanti, sono naturalmente per esempio anche l'elemento della migrazione o l'elemento del turismo. Anche il turismo si lega fortemente nelle sue nature, nel suo sviluppo, alla natura dei rapporti politici fra gli Stati. Poi devo dire, ci ha dato un'informazione però un po' triste e sconcertante, che però mostra anche la necessità di un impegno degli storici italiani, austriaci e tedeschi per una migliore conoscenza fra i nostri paesi. In Germania esiste una sola cattedra di storia italiana, a Treviglio, a Trier. In Austria, mi risulta, non c'è addirittura una cattedra di storia italiana. Questo per dire il fatto che la difficoltà e la cattiva conoscenza che, soprattutto riguardo alla storia contemporanea o recente italiana, si ha nel mondo di lingua tedesca. E devo dire, c'è un po' la stessa situazione in Italia, dove devo dire, negli ultimi anni si è un po' migliorato, c'è maggiore impegno, ma tuttora c'è troppa poca attenzione del mondo universitario, dell'alta cultura italiana verso la storia austriaca e la storia tedesca. Quindi io ringrazio ancora Geller per il suo intervento, che ha sottolineato alcuni aspetti problematici della conoscenza dei rapporti fra i nostri paesi. Io adesso aprirei un attimo un momento di dibattito, invitando alcuni partecipanti al convegno, alcuni membri del pubblico, se hanno voglia di fare un intervento, di porre delle domande ai relatori. Iniziamo un dibattito che proseguiremo naturalmente domani, sia nella mattina che nel pomeriggio. Qualcuno? Prego. I just want to add two little things. Can you introduce yourself? Yeah, local Humboldt University of Vienna. I think it's better if I speak in English rather than in bad Italian. I have two small additions to Serrato's partner Schuschnigg. Because it's often said in Austria, Schuschnigg had a bad relationship with the Italians, or at least a worse relationship than Dollfuss, because he came from Tyrol. But I think it's the other way around. There's a longish interview that Schuschnigg gave that's been unpublished, 400 pages or so, and where he talks about the Südtirol, and his wife, his first wife, was from the Alto Adige, and he actually said, no, for us, the Alto Adige was a dreamland, because they were wealthy. Yeah. They preserved the style of life they had before the war, which we didn't succeed in doing in Austria. So for him, the Alto Adige was not sort of oppression by the fascists, but it was a land where milk and honey were still flowing, whereas in Austria they did not. And the second thing about sort of the treason of Mussolini. Well, the difficulty with Schuschnigg, of course, was he didn't ask Mussolini in 1938, before he committed his great mistake, in calling for a plebiscite. And Mussolini immediately called the Austrian military attaché Libitsky and told him, said, this is a bad mistake. Because with a plebiscite in Austria, there are only two outcomes. Either you lose, then you lost, or you win, and then everybody says it's been manipulated. So it's a bad mistake. You should have asked me before. And Schuschnigg said, maybe he's right, but it's too late now. And that was his mistake. And just one comment about the cathedra. The question, I think, about knowledge of Italian amongst Austrian contemporary historians is, of course, nil.
even the documented diplomatic is not improperly used. But the difficulty is that if people know, have a knowledge of Italian and the love of Italy, then they don't write about the 20th century. They go for the papacy and Rinascimento. Anche okay, professor Leubert, ci sono altri interventi? Allora farei io pure io due temi, due domande ai nostri relatori. Allora io innanzitutto chiederei a Luca Riccardi una sua riflessione sulla percezione e rapporto di Giulio Andreotti. Luca Riccardi ha scritto un importante volume sulla politica medio orientale degli ultimi governi Andreotti, 89-92, quindi ha studiato le carte Andreotti, ha una conoscenza approfondita del personaggio, della figura di Andreotti, quindi gli chiederei una sua riflessione sul rapporto fra Andreotti, il mondo tedesco, il mondo austro-tedesco e anche il rapporto di Andreotti col processo di integrazione europea. Invece, professor Geller, io vorrei questa domanda. In Italia c'è spesso una retorica riguardo al fatto che diciamo la soluzione che Italia e Austria hanno trovato al conflitto nazionale in Alto Adige e sul Tirolo sia una sorta di possibile modello per la soluzione di altri conflitti nazionali in Europa. Io devo dire, ho qualche dubbio su questa tesi, che però in Italia viene spesso un po' retoricamente superficialmente avanzata. Io vorrei chiedere a lui, che è uno dei grandi esperti internazionali sulla storia del Sud Tirolo e sulla soluzione alle vicende dei rapporti italo-austriaci con il Sud Tirolo, una sua opinione, una sua riflessione riguardo a questa tematica. Grazie. Dunque, la domanda non è semplice. Io volevo un attimo però proseguire, just to say two words about your speech before. I think that in the 38 the Mussolini behavior in the 38 was deeply different from the past. It was almost another Mussolini. Renzo De Felice scrive giustamente che il 1938 è un anno cruciale per la testa di Mussolini, in cui Mussolini si isola completamente dal contesto e in cui sostanzialmente la Germania diventa il principale interlocutore, cioè la Germania è la priorità, il rapporto con la Germania inteso come filtro di tutti i rapporti con gli altri paesi europei, con le altre grandi potenze, diventa il centro della politica italiana. Ed è lì che finisce, secondo me, un po' il rapporto, diciamo, di Mussolini con il mondo tedesco come aveva avuto negli anni precedenti. In questo senso direi che l'Austria, non so se tu sei d'accordo, però direi che l'Austria è un elemento ormai secondario della politica estera italiana, e questo secondo me è la grande differenza, che non era stato fino a due anni prima o tre anni prima. Cioè l'Italia e l'Austria erano un elemento prioritario della politica estera italiana, anche in quanto such a bulwark vis-à-vis to Germany, e questo secondo me fa un po' la differenza. E mi ha sempre fatto pensare, forse ingenuamente, questo cambiamento della testa di Mussolini, che poi diventa una strategia, che, mi permetto una piccola analisi politologica, è il tipico prodotto delle degenerazioni del personalismo dittatoriale. Cioè quando un regime diventa personalistico, allora certi errori diventano molto più rilevanti. Comunque, detto questo, diciamo, cerco di rispondere alla domanda del professor Monzali. Beh, innanzitutto, qual è la percezione di Andreotti? Qual è la prima percezione che Andreotti ha della Germania? Beh, sono i tedeschi che occupano Roma nel 1943, sono quei tedeschi che non rispettano gli accordi con la Santa Sede per impedire gli accordi, la richiesta della Santa Sede di impedire la deportazione degli ebrei romani. E in fondo questa immagine della Germania occupante segnerà sempre la psicologia di Andreotti. Io ritengo un'altra cosa, cioè che Andreotti appartiene a una generazione di uomini che è segnata dalla Seconda Guerra Mondiale.
sono quegli uomini, quella generazione nata, diciamo, tra il 1915 e il 1922-23, che hanno fatto la guerra, che l'hanno combattuta, che l'hanno subita, che hanno conosciuto l'occupazione, hanno conosciuto la devastazione dei bombardamenti, quegli uomini che quando poi la sera si rilassavano, chiacchieravano con i figli, parlavano con la moglie o con gli amici, alla fine a gira e rigira si finiva a parlare sempre della guerra, delle mie esperienze durante la guerra. Cioè, quindi l'esperienza psicologica della generazione di Andreotti, quindi di Andreotti stesso, è segnata profondamente dalla guerra. E qui nasce il suo europeismo, che è un europeismo naturalmente che si abbevera all'idea d'Europa di De Gasperi. Ma l'idea di Europa di De Gasperi è l'idea del superamento di quell'antagonismo franco-tedesco che aveva segnato le vicende europee. E Andreotti è un seguace di quell'europeismo, ed è interessante vedere come in fondo le idee politiche di Andreotti siano in una certa misura, per la prima parte della sua carriera politica, profondamente segnate anche dalla figura di Adenauer. Cioè, Adenauer fa parte di quella porzione di cattolici europei che erano contrari all'ingresso dei socialisti italiani al governo. Lo stesso è Andreotti. Cioè, Andreotti è contrario all'ingresso dei socialisti al governo. Questo può apparire paradossale, perché poi, 15 anni dopo, sarà l'uomo politico e porterà i comunisti al governo. Quindi, evidentemente, questo ci dà anche la misura della personalità di Andreotti. Cioè, Andreotti ha una concezione elastica e pragmatica della politica. Questo contraddice con la sua appartenenza, diciamo, a un mondo cattolico che ha una visione dogmatica della vita dell'uomo. In realtà Andreotti non è dogmatico, Andreotti è un politico pragmatico il cui obiettivo prioritario è quello di mantenere la Democrazia Cristiana alla guida del paese, e che quindi la Democrazia Cristiana rimanga sempre l'ispiratore della vita politica del paese. C'è però, devo dire, delle volte io rifletto sulla Democrazia Cristiana e penso sempre come invece la Democrazia Cristiana italiana non abbia saputo seguire l'esempio del movimento cattolico, diciamo, dei partiti di ispirazione cristiana tedeschi. Cioè, l'idea del partito tedesco, diciamo, del mondo cattolico, del mondo cristiano politico della Germania, quello di riconoscere la specificità della Baviera con la costruzione di un partito, diciamo, cristiano bavarese, non è stata fatta in Italia, quando in Italia c'era una Baviera che era il Veneto, perché la Baviera d'Italia è il Veneto, dove la Democrazia Cristiana in alcune località raggiungeva anche il 70% dei voti, tant'è che era molto normale che nei governi durante la Prima Repubblica fosse obbligatorio che ci fosse un ministro che venisse dal Veneto, cioè rappresentasse una parte importante dell'elettorato del cristiano. Ecco, questo esempio però non è mai stato seguito, cioè i cattolici, in questo caso essendo in Italia, i cattolici veneti non hanno mai avuto una loro organizzazione propria, specifica. E che ci fosse però questa cultura locale è dimostrata poi dalla fine della Democrazia Cristiana, quando la gran parte dell'elettorato democristiano veneto, Venezia e nel Veneto ma è un'altra cosa, e rifluirono nella Lega Nord. Cioè questa necessità di essere rappresentati. Questa è un po' la forza e la debolezza, ma anche la forza della Democrazia Cristiana. Cioè ci spiega come la Democrazia Cristiana abbia saputo rappresentare con forza a livello nazionale degli interessi locali. Ma per arrivare a Andreotti, a tornare a Andreotti e il mondo tedesco, quindi Andreotti è un uomo, è un cold warrior, avremmo detto oggi a pranzo. Andreotti è un combattente della guerra fredda, ma è anche un uomo che realisticamente accetta i risultati della guerra fredda e comprende come, per esempio, sostiene come, per esempio, la divisione della Germania, famosa battuta di Andreotti, non ci piace la Germania perché sono due, eccetera, eccetera, come la Germania
possa ancora negli anni Ottanta rappresentare un fattore di destabilizzazione. Questo è l'altro aspetto molto importante di Andreotti, cioè il timore nascosto che la riunificazione della Germania possa rappresentare un salto nel buio. Jump in the dark. Cioè, questo secondo me è un aspetto molto importante. Cioè, come quella generazione che era vissuta in pace con una Germania divisa, questa riunificazione possa in una certa misura riaprire la grande partita novecentesca del confronto tedesco-francese, eccetera, eccetera, eccetera. In questo va detto che Andreotti, le visioni di Andreotti divergono profondamente da quelle degli americani. Lui, il filo americano, su questo non è d'accordo con gli americani, i quali vedono la riunificazione della Germania come un fatto, direi, quasi naturale. Adesso sto evidentemente semplificando. E qui in Andreotti interviene, secondo me, di nuovo l'europeismo. Nella concezione di Andreotti, Maastricht, è interessante vedere il negoziato di Maastricht, della doppia interpretazione che viene data dalla classe dirigente italiana. Per Andreotti Maastricht è la gabbia in cui, diciamo, imprigionare qualsiasi tentativo espansionista della Germania, cioè uno strumento per controllare la riunificazione. Ma per il ministro del tesoro Carli l'interpretazione è completamente diversa. Per Carli Maastricht finalmente è il momento per europeizzare l'Italia, cioè far funzionare veramente quel vincolo esterno e imporre alla classe dirigente italiana quelle riforme interne che un gruppo dirigente di cui Andreotti è stato pienamente partecipe ha sostanzialmente impedito o rallentato. Drei punti sind noch in der Diskussion aufgekommen. Südtirol als eine Brücke zwischen Italien und Österreich, Fragezeichen. Für Mussolini und für Hitler nicht. Für Mussolini, für Dollfuss und Mussolini vielleicht, vielleicht. Für Gruber und De Gasperi ja, für Gruber mehr als für De Gasperi. Wir haben eine interessante Aussage auch von Außenminister Leopold Figl, der in den 50er Jahren offen sagt, der Verzicht Österreichs auf Südtirol ist ein Beitrag Österreichs für Europa. Brücke Südtirol, Italien, Österreich, mehr und mehr in den 90er Jahren nach dem EU-Beitritt, keine Frage. Und Modell Südtirol, eine spannende Frage. Modell Südtirol war lange ambivalent und problematisch. Warum? Die Vertreter der Mehrheitspartei Südtirol, der Südtiroler Volkspartei, hatten lange Zeit ein Problem zu sagen, dass man ein Modell sei. Denn wenn man sagt, wir sind ein Modell, dann ist alles perfekt. Dann braucht es keine dynamische Autonomie, dann braucht es keine progressive Autonomie, dann ist alles wunderbar. Noch wenn man bedenkt, 1991, 92, Selbstbestimmung für Kroatien, für Slowenien, Südtirol, Selbstbestimmungsdiskussion, da hatte man auch ein Problem zu sagen, wir sind Modellautonomie. Nein. Jetzt aber ist interessant, dass Durnwalder, Louis Durnwalder, der frühere Landeshauptmann, Nachfolger von Maniago, von 1989 bis 2014 Landeshauptmann von Südtirol, 25 Jahre, hat versucht, den Dalai Lama zu überzeugen, dass für Tibet eine Autonomie eine gute Lösung ist. Dalai Lama hat lange gezögert, hat lange abgelehnt, Selbstbestimmung ist das Ziel. Und mittlerweile sagt Durnwalder, ich habe ihn vor 3 Wochen interviewt, er ist dem Gedanken näher getreten. Übrigens, Italien selber hat das Südtirol-Modell ins Spiel gebracht im Zusammenhang mit der Kosovo-Krise, die Diskussion 1998, 99 und auch noch im Nachhinein. Und Durnwalder selbst ist in Sachen Modell sogar unterwegs. Geheimdiplomatie. In der Ostukraine zum Beispiel ist er befragt worden und hat jetzt mit russischen Sanktionen zu kämpfen.
Also Dornwalder ist ein Anhänger der Propagierung der Lösung einer Autonomie, aber einer entwicklungsfähigen Autonomie, er will eine progressive, dynamische Autonomie, nicht Status quo, aber er empfiehlt das. Ein letzter Punkt noch zu den Historiografien. Maddalena Quiotto und meine Wenigkeit, wir haben 2008 eine Konferenz gemacht und ein Buch Italien, Österreich, Deutschland. Bewusst. Warum? Weil unsere Beobachtung war, die deutsch-italienischen Beziehungen von deutschen Historikern, den älteren und mittleren Generationen, wurden geschrieben ohne Österreich. Ohne Österreich. Und teilweise auch die österreich-italienischen Beziehungen ohne Deutschland. Man hat Deutschland ausgeklammert als Störfaktor oder als Problem. Aber wir müssen das zusammendenken. Es sind auch die Beziehungen zwischen Bonn und Rom mit über Österreich oder Südtirol definiert worden. Adenauer ist erwähnt worden. Adenauer hat immer versichert, keine Einmischung der Bundesrepublik Deutschland in der Causa Südtirol, in der Causa Alto Adige. Neutralität. Bonn hat eine Politik der Neutralität betrieben in den schwierigen Phasen der Südtirol-Eskalation der 60er Jahre und auch vorher schon. Es gab Bemühungen auch, Bundesrepublik Deutschland stärker ins Spiel zu bringen, um Nachdruck zu verleihen. Adenauer hat das abgelehnt. Er sagt, das ist das österreich-italienische Anliegen. Coba de Gasperi, das ist die Lösung. Das heißt, auch Adenauer hat das Pariser Abkommen für den gangbaren Weg gehalten. Aber es werden auch die Beziehungen zwischen Bonn und Rom über Südtirol mitdefiniert, indem Bonn sagt, das ist eine österreichisch-italienische Angelegenheit. Erst recht, nachdem es ein Thema vor den Vereinten Nationen war und eine internationale Streitsache. Und ich denke, dass diese Einbeziehung immer wechselseitig Italien-Österreich plus Faktor Deutschland, Italien-Deutschland plus, nicht so wichtig, aber auch mitdenken Österreich. Und das scheint mir ist der Weg der Überwölbungsbau, Völkerbund, UNO, Europäische Union. Das sollten wir immer mit einbeziehen. Dankeschön. Dankeschön. Ci sono altri contributi a questo dibattito o interventi oppure domande? Prego, Andrea Di Michele, Università di Bolzano. Io volevo fare un salto all'indietro, diciamo così, tornando su Savatta e tornando alla sua attività prima del fascismo, in cui lui appunto guida l'ufficio nuove province e si dimostra persona assolutamente, oltre che conoscitrice dei territori che era chiamato così a governare indirettamente, anche estremamente moderata. Si scontra anche con quelle tendenze invece più nazionalizzatrici già presenti all'interno dell'Italia liberale. E immagina, e è tra quelli ad esempio anche Nitti, immagina addirittura di prendere modalità amministrative ereditate dall'impero quasi a modello per una revisione sistematica dell'amministrazione statale italiana. Poi improvvisamente arriva il fascismo e mi ha sempre un po' stupito la rapidità con cui Salata si riposiziona, perché immediatamente nel 23 accoglie con grande favore, diciamo, l'estensione della legge comunale provinciale alle nuove province, quindi l'invio del prefetto, la centralizzazione, diciamo così, l'estensione del modello centralista nelle nuove province. E la mia domanda è questa: lei che ha seguito qua tutta l'evoluzione, no? Tutto il percorso politico e culturale di Salata, cioè come interpretare anche questa svolta, semplicemente come un elemento di realismo o di opportunismo, o si può invece interpretare in maniera un po' più un po' differente, cioè un'analisi di ciò che era successo non soltanto in Italia ma anche in Austria, cioè il fatto che anche questo modello austriaco, questo modello del decentramento eccetera, sostanzialmente non esisteva più, ecco, non c'era più la stessa Austria nella quale lo stesso Salata era cresciuto e che aveva preso anche come modello nella sua primissima fase di politico, di amministratore,
E se non c'è una riflessione, e se Salata non esplicita una riflessione in questo senso, o se è soltanto un fattore legato al realismo politico. Se non ci sono altre domande, passerei il microfono a Luca Riccardi. Dunque, cioè, la domanda evidentemente impone una interpretazione, diciamo, anche perché io mi onoro di appartenere a una corrente storiografica del quale anche il professor Bonzari fa parte, che si basa in genere sui documenti, e i documenti, diciamo, su cui Salata scriveva sono un realista, passo col fascismo, non ce ne sono. Però io ritengo di fare una considerazione, che se noi guardiamo una personalità politica come poteva essere Salata, come potevano essere anche altri, a partire soltanto dall'attività di carattere, diciamo, amministrativo, rischiamo di commettere non un errore ma una riduzione. Cioè, Salata è innanzitutto un uomo politico italiano che osserva il cambiamento politico che sta avvenendo in Italia e, come noi sappiamo, qui dico una cosa che sanno tutti, negli anni 20 si avvicina come tipo di clima politico alla guerra civile. Cioè, quindi Salata è un uomo d'ordine e il fascismo risponde a questa sua esigenza. Certo, c'è una contrapposizione di metodo amministrativo. Va detto che però, secondo me, prevale lo spirito, diciamo così, nazionalistico patriottico, e il fascismo, come dicevo prima, aveva l'ambizione di rispondere, diciamo, a questo tipo di tensione culturale, cioè la difesa dell'unità d'Italia, la difesa dei confini italiani, che poi si realizza pienamente nel, secondo me, molto trascurato, nella molto trascurata considerazione degli accordi su Fiume, degli accordi di Roma con la Jugoslavia del 1924, a cui invece Mussolini dà un valore molto importante, perché Mussolini si presenta come colui che ha risolto la questione adriatica, il che non è poco per un'opinione pubblica come quella italiana, che di questione adriatica è vissuta per circa 5 anni, 4 anni. Quindi io ritengo che Salata realisticamente, come diceva lei giustamente, realisticamente diventa fascista perché il fascismo ai suoi occhi si presenta come un regime che difende la nazione e, diciamo, tra virgolette, la grandezza d'Italia. Questa però è un'analisi del tutto interpretativa da quello che ho capito io. I'd like only to pose a question to Professor Geller, just to ask a very simple question. Which is the image of Andreotti in the Austrian and German public opinion? Huh. It seems simple. I think it is a research project. It maybe can be a master thesis, not a PhD, a master thesis. Mm-hmm. I think it is reduced to the statement made by Andreotti, not so much on 1984, which for the first time said that pan-Germanism is raising his head, you know, looking to Innsbruck. Mm-hmm. In Innsbruck in 1984, there was a big, you know, rally of student fraternities duelling, you know, men lifelong allegiance student fraternities, so-called Burschenschaften, color-wearing dresses, you know, and eating duels, and they made a big, you know, manifestation together with the Landeshauptmann, the provincial governor of the Tyrol, Eduard Weilhöfer, 1984, remembering 1809, so the 175th anniversary of the uprising of the Tyroleans, Andreas Hofer, you know, against the French, also against the Bavarians. And at that time, they made a slogan, von Kufstein bis Salurn zum Vaterland, so the whole of the German-speaking old Kronland of Tyrol, not Trento. So from Kufstein,
from Kufstein, from the northern border to Bavaria, to Salorno, to the fatherland. And Andreotti referred to that rally, and he said, no one in Europe really wants German unification. And in Innsbruck, look there, pan-Germanism is raising his head again. And he was remembering De Gasperi's stories, which De Gasperi told him, Andreotti, in 1904, when a juridical faculty in Innsbruck at the university, an Italian juridical faculty should be established, and when they wanted to start the establishment, this faculty was destroyed by violence by student fraternities, pan-German, German national students, the Fatti di Innsbruck. And Andreotti was told this story by De Gasperi and the pan-Germanismo. You know. So I think Andreotti, the image of Andreotti is not so strong like Maggie Thatcher opposing German unification or François Mitterrand being reluctantly, hesitantly, and in the end agreeing with German unification. But if you look to the memoirs written by Helmut Kohl, he was furious when writing this or having written that he could not understand Andreotti's position, that he was very heavily disappointed by Andreotti's statement in 1989 that two Germanys would be the better solution than one Germany. And I think that Kohl, you know, he has a remembrance like an elephant. He was not in favor then, in order to support the Democrazia Cristiana, I think that's also your thesis, in the later on crisis and the collapse of the political party system in Italy. So the remembrance is not a good one, but I think more related to the picture, to the image of Andreotti is mafia and the trials, you know, right. And that he could, you know, arrange to step out being imprisoned. So it is a negative image, I think, reduced to maybe this refusal to first and still ready agreement to German unification, later on he agreed, that's clear, but this is forgotten that Andreotti agreed with German unification in Pisa in March 1990 when there was a People's Party, European People's Party meeting, and it's the image, you know, corrupt, mafia, mafiosi, bad guy, I think. That's my impression. But in Austria, he defended the Schüssel government. Yes. So at least about part of the population that is well with it. In Austria, I think one has to differentiate between Tyrol and Austria. In the Tyrol, I think Andreotti is also not a very good image, maybe. On the other hand, we should not forget the key role Andreotti played with the final settlement of ending the dispute before the United Nations. I think this was a decisive point when Andreotti agreed with that solution. Luciano is one of the best experts on that issue. I think he was in that point very in favor of a solution, of a settlement, on a, let's say, final settlement on the end of dispute. It's a horrible word. Streitbeilegungs, Beendigungserklärung. So the final settlement of the ending of dispute on South Tyrol, 1992. But this is not so much present when thinking about Andreotti. Lothar is fully right that he was not criticizing, not blaming the black and blue government. The opposite is true. He showed understanding for that coalition building. So in that way, he acted pragmatic, realistic, and pro-Austrian. Pro-Austrian, right? Thanks. Andreotti spent his vacation in Merano. Yes, he liked South Tyrol, I know. Yes, that's true. Allora, altre domande? Abbiamo ancora un po', qualche decina di minuti. Qualcuno vuole fare un intervento? Se no, allora pongo io un altro tema interessante che il professor Geller ha accennato. È questo tentativo italo-austriaco alla fine degli anni Ottanta di costruire un'organizzazione europea regionale, come la pentagonale. È un tentativo molto interessante, Helmut von Humboldt ha anche scritto cose molto interessanti a riguardo. Io volevo una valutazione sia da parte di Riccardi che da parte di Geller appunto sulle finalità di questo tentativo e anche un po' in fondo una loro riflessione sulle ragioni anche di questo fallimento alla fine, nel senso che è un progetto che poi non decolla
Per esempio, io per esempio, scrivendo questo libro su Andreotti e i rapporti dello Strici, è un libro dove è anche il prodotto di mie conversazioni con alcuni diplomatici italiani. Avremmo parlato lungamente con Alessandro Quaroni, che è l'ambasciatore italiano a Vienna e che è stato protagonista della chiusura della questione sul Tirolo. Quaroni è sposato con una tirolese, una tirolese, e parla perfettamente tedesco, un profondo conoscitore della cultura e della società austriaca, ed è stato uno dei protagonisti della politica estera italiana negli anni 80 e inizio anni 90. E per esempio, una sua interpretazione del fallimento della pentagonale è che in fondo sia Francia che Germania erano ostili al progetto, perché vedevano un tentativo italiano-austriaco di costruirsi un ruolo particolare che in fondo minava il progetto di integrazione europea in generale. Das Projekt der Pentagonale hat eine Vorgeschichte. Es ist durch die Mitteleuropa-Diskussion 1986, 3 Jahre noch vor der Öffnung der Berliner Mauer, haben Erhard Busseck und Emil Brix, ein Diplomat, ein Buch geschrieben, Mitteleuropa. Es wird im Wesentlichen von Brix geschrieben worden sein, aber Busseck hat alles gelesen und unterschrieben und abgezeichnet. Dieses Buch Mitteleuropa, das Busseck und Brix veröffentlicht haben, war, wenn man so will, die Antithese zu Friedrich Naumann und zum berühmten Buch von Friedrich Naumann, das ein Bestseller gewesen ist, 1915 erschienen während des Ersten Weltkrieges, mit einer klaren Position, das Deutsche Reich, Österreich-Ungarn, und am Ende war Naumann auch noch gegen Kriegsende sogar offen in journalistischen Beiträgen der Neuen Freien Presse in Wien auch Polen mit einzubeziehen. Busseck und Brix haben ein Mitteleuropa-Bild ohne Deutschland. Und, was wichtig war, auf der Basis der deutschen Teilung, auf der Basis des deutsch-deutschen Zweistaatlichkeitsstatus quo. Und das hat Helmut Kohl sehr wohl wahrgenommen und zutiefst verärgert und enttäuscht und also böse gemacht. Und wenn Kohl, der schon ein Gedächtnis hatte wie ein Elefant und selber auch einer war, vom Körpergewicht, können Sie sich vorstellen, was das für ein Erdbeben ausgelöst hat. Und es hat zu diplomatischen Irritationen geführt und Helmut Kohl hat auch vermittelt Richtung Wien, dass die bundesdeutsche Unterstützung für den österreichischen EG-Beitritt Schaden nehmen würde, wenn man an dieser Konzeption eines Mitteleuropa Wien, Prag, Budapest im Wesentlichen festhalten würde, ohne Deutschland ein Mitteleuropa zu bilden. Also man muss den Kontext sehen. Am 17. Juli hat Österreich den Beitrittsantrag in Brüssel überreicht, für die europäischen Gemeinschaften Vollmitglied zu werden. Datiert war das mit 14. Juli. 14. Juli, weil die Franzosen hatten Ratspräsidentschaft, Nationalverantwortung. Und Kohl hat vorher schon signalisiert, er unterstützt den österreichischen EG-Beitrittsantrag. Er hat das schon getan, bevor die Österreicher den Antrag überhaupt gestellt haben. Aber unter der Bedingung, dass diese Diskussion endet. Und die Diskussion endet. Sie haben ab übrigens dem Fall der Mauer und der Öffnung des Eisernen Vorhangs auch vorher schon an der österreich-ungarischen Grenze keine große Mitteleuropa-Diskussion mehr in Österreich. Sie haben das 86, 87, 88, zum Teil noch ein bisschen 89, danach ist das weg. Kurioserweise, paradoxerweise, mit Öffnung des Eisernen Vorhangs ist die Diskussion mehr oder weniger zu Ende. Aber Diplomatie und Politik in Italien weniger Andreotti, nach meinem Dafürhalten, sondern Gianni De Michelis, hat versucht, dieses Thema wieder zu spielen über Ungarn, Österreich, Italien hinaus mit der Tschechoslowakei, mit Jugoslawien, pentagonale, um eine Art Gegengewicht, einen Kontrapunkt zu setzen, um zu zeigen, Deutschland wird nicht alleinbestimmend sein, wird nicht dominant sein. Und das hat auch bei Busseck Zustimmung gefunden. Busseck war ja immerhin zu dem Zeitpunkt Vizekanzler. Bei Mock zum Teil auch noch, das ist interessant, weil Mock war sehr für die deutsche Einigung, hat sich sehr schnell für den deutschen, für den 10-Punkte-Plan von Helmut Kohl vom 28. November ausgesprochen. Er hat das sehr begrüßt, sehr früh schon
einer der wenigen europäischen Politiker, wie Alois Mock das deutsch-deutsche Vereinigungsszenario sehr befördert und sehr begrüßt. Aber er ist auch dann enttäuscht, Mock ist enttäuscht 1990, als der österreichische EG-Beitrittsantrag auf die lange Bank geschoben wird und warten muss aufgrund der deutsch-deutschen Einigung. Und hier beginnt er auch Interesse zu zeigen an der Mitteleuropa-Konzeption von de Michelis. Aber es läuft dann doch stärker über BRICS, über Buzek. Und warum scheitert das Ganze? Es ist völlig klar. Wir haben in der Tschechoslowakei dann die Situation, dass wir auf eine Zweistaatlichkeit zusteuern. Es ist Jugoslawien ein Problem schon 91 mit den Unabhängigkeitsbestrebungen. Das heißt, das Ganze bricht zusammen. Es bleibt im Grunde ein Intermezzo, ein interessantes Intermezzo, aber ohne große Folgen. Und die Zentraleuropäische Initiative, ZEI, ZEI, ist eine Plattform intellektueller Diskussionen, Austausch, Projekte, aber ohne wirkliche durchschlagende politische Bedeutung. Interessanter erscheint mir die Arbeitsgemeinschaft Alpe Adria, die Arbeitsgemeinschaft ARG Alp, und das auch noch zu untersuchen, also das habe ich gar nicht erwähnt, in der Forschungsagenda könnte man noch sagen, was bedeutet der Interregionalismus, die grenzüberschreitende Kooperation der Länder, der Lombardei, Trentino, da kommt auch noch die Schweiz hinein mit dem Tessin, Baden-Württemberg und auch die Alpe Adria-Konstruktion. Aber es ist ein Intermezzo gewesen, das aber zeigt, wie sensibel man war, welche Sorge man hatte mit Blick auf die deutsch-deutsche Einigung. Es waren, wenn Sie mich fragen, rückblickend übertriebene Sorgen. Auch haben die österreichischen Intellektuellen, teilweise Historiker, Alarmismus gezeigt. Sie haben den deutschen Rasenmäher, ja, den deutschen Panzer, nicht aber den deutschen Rasenmäher schon wieder gesehen und die Gefahr, ein viertes Reich, also man muss sich wehren, man muss die Unabhängigkeit Österreichs bewahren. Das ist übertrieben gewesen, weil Deutschland hatte in den folgenden zwei Jahrzehnten genug zu tun mit der eigenen Vereinigung. Und wir wissen, dass diese Vereinigung im Jahre 2014 2 Billionen Euro gekostet hat. Das ist eine 2 mit 12 Nullen. Also nur ein Beispiel, man war sehr mit innerdeutschen Anliegen natürlich konfrontiert. Heute sieht es anders aus. Die Zentralmacht Deutschland, Deutschland heute, und das wäre auch ein interessantes Thema, Germanophobie in Italien, weniger oder gar nicht in Österreich. Ja, also das wäre ein eigenes spannendes Thema, wie Intellektuelle seit der Banken- und Finanzmarktkrise und der Sparpolitik, die von Merkel diktiert wird, ja, wie das wahrgenommen wird, nicht nur in Griechenland, nicht nur in Spanien oder Portugal, sondern auch in Italien, und was das auslöst in intellektuellen Kreisen, Skepsis, Aversionen, das wäre auch ein spannendes Thema. Danke, allora passerei la parola a Luca Ricari. Luca Ricari, abbiamo parlato di De Michelis, tu hai conosciuto personalmente De Michelis, ci hai parlato, sì. Lo hai studiato come ministro degli esteri, ecco, ti vorrei chiedere una riflessione un po' su anche le cose. Cioè, dunque, De Michelis è un personaggio molto particolare, è un socialista di origine valdese, ed è un personaggio che incarna in un certo senso all'inizio degli anni Ottanta un po' il nuovo profilo del politico italiano. Cioè basta con questi democristiani cassi, silenziosi, noiosi e grigi, si apre la strada a un nuovo modello di uomo politico, giovane, 39 anni quando diventa ministro, in Italia a 39 anni era difficile anche essere sottosegretari, la sua più importante pubblicazione è Dove andiamo a ballare questa sera, cioè una specie di panorama delle discoteche italiane, che lui frequenta moltissimo, ma è un uomo in che si caratterizza, cioè la differenza, la nuova generazione del politico socialista è la velocità di risposta, ma soprattutto De Michelis vuole dare un'impronta, un modello moderno alla politica italiana.
mi ha molto colpito, quando parlammo diverse volte, l'immagine che lui ebbe del mondo tedesco a partire dai rapporti che ebbe con i suoi omologhi. Lui, appena diventato ministro delle partecipazioni statali, allora c'era un ministero delle partecipazioni statali, ebbe un incontro con il suo omologo tedesco. E lì la storia si fa molto divertente, perché lui, come tutti i ministri italiani di prima nomina, non sapeva assolutamente niente di quello della sua materia. E invece il suo, diciamo, omologo tedesco era super competente. Quindi ogni volta che lui lanciava una questione, il tedesco in 5 parole rispondeva qual era la posizione tedesca. E quando il tedesco faceva una domanda, essendo che lui non sapeva nulla, si girava verso il direttore generale, poneva la questione, il direttore generale, che non ne sapeva niente, si rivolgeva verso il capo servizio, il quale dava una risposta che veniva trasmessa al ministro, e nel frattempo la discussione era andata da tutt'altra parte, eccetera, eccetera. Perché racconto questa storia? Perché da quel momento De Michelis ha deciso di cambiare modello di ministro, cioè da quel momento lui ha detto: io ho deciso che ho di cominciare a studiare. E infatti, se noi andiamo a guardare, quando lui diventerà ministro degli esteri nel 1989, se noi andiamo a guardare i discorsi che faceva in Parlamento, erano discorsi di una competenza. Lui era un professore di chimica, diciamo, quindi non è che di politica estera ne dovesse sapere molto, però lui era di una competenza, e quindi diciamo che c'è un'influenza del mondo tedesco su De Michelis, cioè il fatto che i ministri non sono solo dei politici che occupano delle poltrone pro tempore per trovare posti ad amici e sodali, ma sono persone che si devono occupare, devono entrare nei problemi. E infatti De Michelis diventa, non dico un tecnico, però a suo modo diventa una persona molto competente, anche se lui veneziano si trova, arrivo rapidamente alla conclusione, si trova in un frangente un po' strano, cioè questo aspetto tu citavi, voi citavate la pentagonale, che io trovo sempre essere stata un po' un'eterogenesi dei fini, cioè in fondo non tanto per quanto riguarda l'Austria e l'Ungheria, ma io sto parlando relativamente alla Jugoslavia, cioè la Jugoslavia è sempre stata una specie di incubo nella politica estera italiana. È l'incubo di Sonnino, è l'incubo dei presidenti del Consiglio italiani nell'immediato primo dopoguerra, è l'incubo di De Gasperi, è l'incubo di Mussolini, è l'incubo di De Gasperi, la questione di Trieste, eccetera, eccetera. E nel 1989-90 l'Italia si trova a difendere l'unità della Jugoslavia, a cercare una strada internazionale, quindi a farsi anche carico con la debolezza di un paese come l'Italia, di un tentativo internazionale di salvaguardare l'unità della Jugoslavia, addirittura arrivando a presentare alcune proposte di rimodulazione, di riforma del patto federale jugoslavo. Cioè, quando dico eterogenesi dei fini, dico questo, cioè che alla fine della storia, a un certo punto, diciamo Fukuyama, alla fine della storia, cioè alla fine della guerra fredda, l'Italia si trova a fare una cosa che invece non avrebbe mai voluto fare, anzi avrebbe voluto che la Jugoslavia non fosse mai nata. In questo senso De Michelis risponde un po' a una nuova immagine di un'Italia che secondo me ha perso un po' di spirito nazionalistico in quella fase, e questo è anche merito di Andreotti, che non era nazionalista. E in fondo è vero quello che si diceva adesso sulla pentagonale, come interpretata dalla Francia e da altri paesi, come un tentativo di diciamo dislocare il processo di integrazione europeo, eccetera eccetera, però è anche vero che esprimeva una necessità. È chiaro come si esprimevano le necessità politiche nel 1989-1990, cioè ancora in maniera rozza, però esprimeva una necessità, che era la necessità di stabilire un nuovo rapporto tra i paesi sviluppati capitalistici dell'Europa occidentale e centrale e i paesi che stavano fuoriuscendo dall'esperienza comunista, con la relativa distruzione delle economie e anche, diciamo, dell'ambiente sociale.
Grazie. Abbiamo parlato di Alpe Adria, di cooperazione regionale italo-austriaca, di Jugoslavia. A questo convegno abbiamo presente uno dei maggiori esperti sul piano internazionale di queste tematiche, che è Carlo Ludwig Kessler, che sono contento che è venuto a Bari, che è anche uno dei migliori talenti della nuova generazione che la storiografia austriaca ha adottato e prodotto, e che ha fatto degli studi molto interessanti appunto sui tentativi di Italia, Austria e Jugoslavia di sviluppare forme di cooperazione economica, politica e istituzionale. Appunto gli vorrei chiedere una sua riflessione sul tema pentagonale e su anche i limiti e i successi di questa cooperazione regionale tra Italia, Austria e Jugoslavia negli anni del secondo metà del Novecento. Grazie. Grazie mille per l'introduzione, troppo gentile. Allora, ci sono alcune tematiche, tra l'altro la lingua, come facciamo? Italiano. A noi ci piace l'italiano, però. Perché poi mi rivolgo anche al professore Ghera. Italiano-inglese, come italiano-inglese, dai. Facciamo un po' di bilinguismo. Dunque, innanzitutto ci sono state tantissime questioni che sono state aperte nei due interventi, che trovo molto interessanti, e specialmente il suo ultimo commento sulla questione della pentagonale mi sembra molto corretta, cioè sì, una reazione agli sviluppi e mutamenti in Europa della fine degli anni Ottanta, ma soprattutto una questione anche di possibili mutamenti e cambiamenti nell'Europa centro-orientale a causa di della politica europea di quel periodo. Per quanto riguarda questa cooperazione italo-austro-jugoslava durante la Guerra Fredda, vorrei ritornare anche un po' sulle questioni poste da Michael Geller. Should I continue in Italian or switch to English? You can do it in Italian. Okay. Dunque, queste 15. Le 15 tesi, diciamo, che ha aperto. 15, say, 15 approaches. Ecco, che hanno una dimensione naturalmente storica dal XIX secolo fino ai giorni nostri, però mi sembra molto importante la connessione entro questi punti, insomma, non lo studio strettamente di questioni bilaterali da un punto di vista stretto della tematica, ma la connessione, adesso parliamo soltanto di Alto Adige, economia, turismo e la dimensione europea di tutte queste questioni, bisogna fare proprio una matrice più complessa per capire bene quali sono state le politiche e i risultati di tutte queste iniziative. E adesso torniamo ad Alpe Adria, che alla fine la vedo anche un po' in questa direzione. Cioè, abbiamo tre paesi, l'Austria, l'Italia e la Jugoslavia, che hanno avuto comunque un periodo difficile nella loro storia, nei loro rapporti, subito nei primi anni dopo la Seconda Guerra Mondiale, e che via via trovano comunque uno sbocco in delle relazioni internazionali anche amichevoli. Abbiamo parlato già di Aldo Moro, ci sono anche altri politici che sono stati importanti in queste iniziative internazionali, che ci dimostra come, a parte la storiografia, diciamo, che semplifica le relazioni, che anche che si basa soprattutto sul conflitto tra est e ovest, proprio questa regione europea, dove abbiamo con l'Italia un paese membro della comunità europea, membro della NATO, d'altra parte l'Austria neutrale, e poi la Jugoslavia socialista, ma comunque al di fuori del campo socialista, lo fanno tutto in poi, come questa cooperazione funziona in un modo abbastanza sorprendente, con paesi che rinchiudono in sé fattori completamente differenti e realtà differenti durante la Guerra Fredda, e che porta anche ad Alpe Adria, insomma, il 78 e gli accordi di Venezia, che dimostrano come ci sia questa ricerca di una distensione non solo al livello europeo, ma anche a livello interregionale, e questo mi sembra una cosa che sarà da studiare anche nel futuro,
per comprendere queste dinamiche che non sono strettamente legate, ma naturalmente si trovano anche all'interno di queste dinamiche internazionali. Adesso non lo so, magari. Ok. Grazie molto Carlo, purtroppo dobbiamo per ragioni organizzative chiudere adesso la discussione, però io la vorrei riprendere domani perché è molto interessante. Se siete d'accordo, domani proprio cercheremo di seguire questo modello che abbiamo iniziato oggi, relazioni, ma poi dare un grosso spazio a un dibattito, a una discussione, perché mi sembra proprio che l'utilità di questo convegno è questo: porsi, confrontarsi fra punti di vista e anche i risultati di una riflessione storiografica italiana-austriaca che, se le mettiamo insieme e le confrontiamo, sono una fonte di arricchimento non indifferente per tutti noi. Grazie molto per la partecipazione, allora ci vediamo domani alle 9 qui e poi proseguiamo mattina e pomeriggio. Grazie.